Buongiorno a tutti. Sono Chiara Zuccato, docente della Statale di Milano e responsabile scientifico dell'Associazione Huntington Hollus, la rete italiana della malattia di Huntington. È un piacere avervi con noi oggi e veramente siamo felici di iniziare questa quinta edizione degli Huntington Days, le giornate di informazione e sensibilizzazione sulla malattia di Huntington in, in questo territorio. È un momento emozionante, è la prima volta per noi qui a Padova, vedo la sala piena, quindi vi ringrazio ulteriormente per questa bellissima partecipazione. Purtroppo oggi per motivi familiari... Non può essere presente il nostro presidente Claudio Mustacchi, che ci ha mandato una lettera che vi leggeremo a suo nome. E passo la parola a Maria Grazia Fusi, che sarà la voce di, di Claudio in questo momento di, di apertura del, degli Huntington Days. Grazie. Buongiorno a tutti. Eh, grazie Chiara, buongiorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti eh, di Chiara per l'ospitalità in questa bellissima città. E do la voce alla lettera che abbiamo ricevuto dal nostro presidente Claudio Mustacchi. Care e cari partecipanti al convegno di apertura degli Huntington Days 2019, 40 anni fa a Milano, esattamente il 7 maggio 1979, un gruppo di medici e pazienti che si confrontavano ogni giorno con la malattia di Huntington decisero di costituirsi in associazione, allo scopo di migliorare la conoscenza della patologia e la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie. Col tempo quel gruppo ha cambiato denominazione e forme. Dal primo nome guerriero di CCCH, Comitato per combattere la Corea di Huntington, è passato alla sigla più comunitaria ma un poco cacofonica di AICH, Associazione Italiana della Corea di Huntington, fino all'attuale Huntington Hollus, la rete italiana della malattia di Huntington, con cui promuoviamo questa quinta edizione degli Huntington Days, le giornate di consapevolezza sulla malattia di Huntington. Al di là di nomi e forme, lo spirito rimane immutato. Aumentare la conoscenza della malattia, aumentare la qualità della vita di malati e famiglie, Tommaso Caraceni, primario di neurologia dell'Istituto Besta, che organizzò la riunione del 1979, e Angela Panigada, che per prima aderì alla sua chiamata, possono testimoniarlo per noi. In 40 anni l'associazione è cresciuta fino a diventare un riferimento per chiunque in Italia si occupi di malattia di Huntington, ottenendo importanti riconoscimenti sia locali che internazionali. Fra i recentissimi ricordo il premio per il volontariato del welfare della regione Lombardia e la nostra partecipazione a ECIDCOP, comitato con rappresentanti da tutto il mondo di confronto fra pazienti e case farmaceutiche. Per il corretto sviluppo delle ricerche cliniche sull'Huntington. In questi anni la conoscenza della malattia ha ottenuto straordinari risultati. Cito tre tappe, fra le più significative. L'individuazione del gene responsabile della malattia nel 1993, avventura che ha visto protagonista James Gusella, che siamo entusiasti oggi di avere insieme a noi e ascoltare. La messa a punto nel 1997 di un test genetico per una diagnosi certa, lo sviluppo negli anni recenti di promettenti sperimentazioni di terapia genetica mirata che saranno oggetto di questo convegno. Questi successi di oggi parleremo, a cui rivolgeremo sguardi di grande speranza, non possono farci dimenticare l'altro importante scopo per cui siamo nati. Mentre sosteniamo la scienza nel suo promettente cammino, dobbiamo far comprendere quanto difficile e impegnativa sia la vita con la malattia di Huntington e richiamare tutti a fare il proprio dovere per aiutare i malati e le famiglie, per tutelare i loro diritti alla cura e all'assistenza, così come quelli che riguardano il lavoro e l'affetto, la costruzione e protezione della famiglia. Lo scorso anno abbiamo realizzato un vasto lavoro di interviste a famiglie e malati in tutta Italia per cercare di far conoscere cos'è la vita con la malattia di Huntington. Abbiamo raccolto queste interviste in un libro, I racconti dell'Huntington, che avete visto qui fuori, sostenendo così il nostro lavoro. Colgo un rapido frammento di quel libro, le parole di un giovane che affronta il test genetico. Non è il test che decide se la vita va bene o non va bene. La vita bisogna viverla pieno, indipendentemente da questo risultato. Per, a tutti di, per consentire a tutti di vivere la vita pienamente, anche con la malattia di Huntington, è nata Huntington-Hollus, la rete italiana della malattia di Huntington. In qualità di suo Presidente ringrazio i soci, gli amici, i collaboratori e tutte le istituzioni che stanno sostenendo la realizzazione della quinta edizione della giornata di consapevolezza sulla malattia di Huntington, gli Huntington Days, che ho il piacere di aprire insieme a tutti voi. Giunti a questo convegno, a cui rivolgo i migliori saluti e auguri di buon lavoro a nome di tutta l'Associazione. Claudio Mustacchi, Presidente Huntington Hollus. Continuiamo con la presentazione di questi Huntington Days, alla quinta edizione, che quest'anno sono eh, a livello nazionale. Siamo la prima tappa di un viaggio. Il tema della quinta edizione è il viaggio del gene Huntington e l'idea è quella di coinvolgere diverse città in Italia proprio intorno alla rappresentazione di questo, di questo gene, portarlo in piazza per attirare l'attenzione della comunità, della società civile, delle istituzioni e quindi superare lo stigma che è ancora a volte associato a questa malattia. Questa è una diapositiva. Che rappresenta le tappe degli Huntington Days di quest'anno. Il gene è partito da Milano per raggiungere Padova, dove oggi abbiamo la possibilità di ascoltare la storia della sua scoperta da chi l'ha vissuta, da chi l'ha fatta, dal professor James Gusella dell'Università di Harvard, neurogenetista di fama mondiale. Oggi il professor Gusella ci racconterà proprio i passi principali di questa. Uh, fantastica impresa scientifica che ha dato una svolta importantissima nella comprensione di questa malattia. E, um, avremo poi la um, presentazione di Gioia Girardelli di Roche Italia, parleremo di silenziamento genico, il trial clinico che è attualmente in corso per uh, la malattia di Huntington che mira a spegnere il gene mutato quindi una nuova tecnologia, un approccio straordinario, impensabile fino a qualche anno fa. Gioia Girardelli ci introdurrà la fase 3 della sperimentazione, che è attiva in Italia, nel nostro, quindi in sei centri clinici nel nostro paese, dal nord al sud. E poi eh, ci saranno con noi, e li ringrazio particolarmente di questa partecipazione, il gruppo dei neurologi e genetisti e psicologi che presso la clinica neurologica dell'università si occupano di disturbi di movimento e della malattia di Huntington. Per dimostrare quanta competenza, quanta esperienza abbiamo in ogni regione d'Italia a disposizione per i malati e le loro famiglie. Oggi parleremo con loro, anzi vi invito a fare domande se ne avete, perché loro sono proprio a disposizione delle famiglie e dei pazienti in questo momento. Uh, tempo permettendo, chiuderemo la giornata con uh, il flash mob del Gene Huntington. Speriamo... La pioggia cessi, speriamo di poter andare in piazza Prato della Valle, abbiamo preparato uno striscione di 70 metri che rappresenta il Gene e invito tutti coloro che vogliono partecipare a questo momento di fermarsi dopo il convegno, distribuiremo delle magliette per la manifestazione, quindi speriamo, speriamo in un raggio di sole che ci consenta di, di essere tutti insieme in piazza in questa bellissima giornata di apertura degli Antinton Day. Per brevemente per dirvi che poi saremo a Cagliari, e il convegno è streaming oggi, quindi siamo collegati con diverse parti d'Italia, tra cui il gruppo di Cagliari, sede territoriale dell'associazione, da, da, da pochi mesi con Alessia Azzurru. Quindi so che c'è un nucleo a Cagliari che ci sta seguendo, eh, come ci sono altre persone che sono connesse da altre parti d'Italia. In particolare, voglio salutare. A Torino, i pazienti e le famiglie che con Maria Claudia Vigliani e Laura Orsi si trovano alle Molinette con Salvatore Gallone, genetista, Annalisa Buffo, scienziata del Dipartimento di Neuroscienze. A loro un abbraccio grandissimo da tutti noi. Magari possiamo mandare un applauso. So che sono in tanti. Arrivati da diverse città del Piemonte proprio per sentire in streaming questo convegno. E poi c'è Napoli con la Federico II, con la dottoressa Elena Salvatore. Abbiamo collegato Trento con Manuela Basso e Marta Biagioli che sono ricercatrici eh, sulla malattia di Huntington. Con loro saremo eh, alla seconda tappa, terza tappa degli Huntington Days, quindi dopo Cagliari saremo a Trento per un incontro con i ragazzi delle scuole superiori per sensibilizzarli allo studio delle malattie genetiche, poi avremo in quella sede anche la possibilità di leggere alcuni brani del libro dei racconti dell'Huntington che presenteremo. E poi da lì Procida e alla fine Napoli con un grande eh, flash mob in eh, Piazza Plebiscito. Quindi questo è il Piano, abbastanza intenso direi, però siamo veramente felici di, di, di condividere con tutte le persone questo, questo momento e saremo in viaggio un, viaggio, un viaggio del gene, un viaggio del gene per, per parlare, sensibilizzare della malattia di Huntington e quindi pensiamo sia veramente... Importante coinvolgere e essere tutti insieme perché solo insieme si possono abbattere muri, si possono superare le sfide più difficili. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto nell'organizzazione eh, degli Huntington Days e di questo convegno, soprattutto le istituzioni presenti, quelli locali quelle che hanno mandato i loro saluti. Vorrei invitare qui sul palco eh, il professor Gianpaolo Rossi dell'Università di Padova, delegato alla ricerca clinica per il rettore che ha un messaggio per tutti noi. Buongiorno a tutti, il mio compito qui eh, è di portare i saluti del magnifico rettore il professor Rosario Rizzuto che è trattenuto altrove da pressanti impegni istituzionali. Eh, il professor Rizzuto è un medico anche se uno scienziato di base. Eh, io sono professore di medicina interna all'Università di Padova. L'Università di Padova nel 2022 festeggerà gli 800 anni della sua storia. Quindi è una, una delle università più antiche al mondo, un'università generalista eh, con 65 corsi di laurea e quasi 70.000 eh, studenti. Per noi è un piacere eh, ospitare come primo centro in Italia questo viaggio sulla malattia di Huntington che eh, testimonia Uh, l'interesse della vostra associazione per l'Università di Padova, per la uh, città, ma si sposa a pieno titolo con uh, la grande attenzione che l'Università, soprattutto in questo rettorato, uh, ha uh, uh, rivelato per uh, la medicina traslazionale e per i rapporti con eh, la comunità. È un'università al servizio della comunità dove eh, si stanno facendo grandi investimenti in termini di eh, risorse per la medicina traslazionale. Stiamo, siamo al primo posto in Italia per il richiamo dei cervelli dall'estero incluso molto recentemente, alcuni mesi fa, un esperto di classe mondiale sulla gene therapy e, eh, e questo interesse è soprattutto per tradurre le scoperte scientifiche come quelle di cui si parlerà oggi nel miglioramento della diagnosi e della cura eh, dei nostri pazienti. Il motto dell'Università di Padova è Universa Universis Patavina Libertas che testimonia l'apertura dell'università al mondo e per questo motivo è un vero piacere avervi qui oggi e avere anche un illustre eh, scientist eh, dall'Università di Harvard perché siamo fermamente convinti nello staff della rettore che solo eh, l'investimento in ricerca possa permetterci di risolvere problemi così eh, seri nella diagnosi e cura dei nostri pazienti come quelli che riguardano questa malattia. Quindi io sono particolarmente lieto di darvi il benvenuto a Padova e auguro eh, dei lavori particolarmente fruttuosi nell'auspicio che possano tradursi anche in progetti di ricerca. Eh, localmente eh, fruttuosi. Purtroppo devo dire che il Veneto, il ricco Veneto, non è eh, al primo posto nel, nei finanziamenti alla ricerca rispetto a altre regioni italiane. Pensate che la provincia di Vicenza ha un prodotto interno lordo che è paragonabile a quello dell'intero Portogallo e nonostante questo gli investimenti in ricerca che noi riceviamo o perlomeno le donazioni in ricerca che noi riceviamo dal privato non sono sicuramente confrontabili con quelle di altre regioni, per esempio la Lombardia. Quindi dobbiamo imparare anche dai nostri vicini e spero che convegni come questo siano un, uno strumento per promuovere una sensibilità nella popolazione e soprattutto in chi può per aiutarci nella ricerca. Grazie tante per l'attenzione. Grazie. Invito adesso sul palco il dottor Paolo Simioni, presidente dell'Ordine dei Medici. Non è arrivato? Allora abbiamo Alessandro De Carlo dell'Ordine degli Psicologi. Grazie di essere con noi oggi. Beh, più che grazie a me di essere qui, grazie a voi di aver portato questa iniziativa qui a Padova, qui in Veneto e eh, di far partire le giornate da qui. Forse in Italia non c'è un posto migliore. Beh, noi siamo veneti, siamo all'Università di Padova, io rappresento una categoria professionale del Veneto. Eh, però eh, la storia dell'Università di Padova e il fatto che buona parte anche della medicina moderna sia stata inventata qua ha un significato per quanto riguarda le attività che devono partire. Partire da una radice non è mai male. Io rappresento mh, circa 10.000 professionisti sul territorio e questi eventi sono incredibilmente preziosi perché i professionisti sono poi eh, la valvola di scappamento, quell'ingranaggio che serve a trasferire la ricerca scientifica, che serve a trasferire eh, l'avanzamento scientifico e tecnologico sulla popolazione, che serve a trasformare queste cose in salute. L'Università di Padova è un colosso: 70.000 studenti, una ricerca immensa, ma ovviamente non può essere diffusa sul territorio. Nemmeno il più grande ospedale può essere diffuso sul territorio. E comunque il paradigma dell'ospedalizzazione per cui bisognava andare sempre e comunque in un grande ospedale, farsi curare e uscirne è passato. Questa regione, oltre che essere la casa dell'Università di Padova, è anche eh, la culla della riforma Anselmi in Ansenia era di Castelfranco. Noi, dal pensiero veneto della, tra, della trasposizione della salute sul territorio, abbiamo inventato il sociosanitario, che è fondamentalmente la ragione per cui la nostra, il nostro sistema di salute è a livelli di eccellenza nel mondo, pur costando nella misura tra due terzi e la metà di altri sistemi più costosi. Perché? Perché portiamo la salute ogni giorno con i medici di base con i professionisti nel privato e nel pubblico che lavorano sul territorio, con l'integrazione dei sindaci nel sistema sanitario, con la regionalizzazione, che a volte eh, dà dei risultati meno buoni, a volte li dà più buoni, per cui questo lavoro che possono fare le associazioni, di essere un trade union tra un'università che troppo spesso viene eh, dimenticata un po' dai professionisti, cioè il professionista è preso da una serie di problemi pressanti, la professione, le difficoltà quotidiane e non sempre può guardarsi indietro e tornare all'alma mater per aggiornarsi, formarsi e vedere che cosa sta succedendo. È fondamentale che ci siano eventi come questo che riuniscono la ricerca e i professionisti, perché noi non possiamo portare la salute. Nelle case delle persone e 10.000 psicologi vuol dire una copertura totale del territorio, i medici di base sono tanti anche loro e, e quindi abbiamo il territorio prettamente coperto. C'è bisogno che i professionisti siano sensibilizzati su questi temi e c'è bisogno che siano in grado di dare risposte perché la salute si costruisce. La salute non è un. Non è un paradigma che arriva così soltanto perché la tecnologia è avanzata e la ricerca è migliorata. C'è bisogno di un'alleanza forte tra tutti i player del sistema salute, la ricerca, le associazioni, i professionisti e chi fornisce la tecnologia. A questo punto, con queste iniziative che comprendono non soltanto la parte scientifica ma anche i flash mob e il fatto di andare in tutta Italia, noi possiamo veramente creare una consapevolezza condivisa e possiamo, fare, eh, possiamo realizzare quella che è la nostra mission professionale. La ragione per cui ciascun professionista della salute ha scelto questa strada e che è il bene delle persone, il bene dei pazienti e la salute pubblica. Quindi grazie a voi di essere venuti qua ad ascoltare, a studiare. Ad aggiornarvi e a crescere professionalmente, grazie agli organizzatori, ai partecipanti, ai relatori per aver messo la loro conoscenza a disposizione di tutti noi. Grazie all'università che ci ospita. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, abbiamo il piacere di avere con noi oggi anche la dottoressa Volpato del Centro Servizi Malattie Rare. Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti e grazie dell'invito che abbiamo accolto con assoluta gioia e concedendo il patrocinio a questa importantissima manifestazione, eh, convinti del lavoro che come Huntington state facendo e della necessità di una rete quando parliamo di patologie tipo questa. Eh, chi sono e cosa facciamo? Io sono la portavoce, la presidente del, di un'associazione internazionale che si occupa di malattie rare, la P63 Syndrome Age International, che dall'anno scorso ha aperto fisicamente in collaborazione con la Regione Veneto il centro servizi malattie rare. Cento Servizi è uno sportello d'ascolto che ha sede all'ospedale ai Colli di Padova che lavora in tutto il territorio nazionale per dare a tutti noi pazienti, persone, familiari, medici, psicologi, istituzioni le informazioni e il supporto di base di cui una persona che gravita attorno al mondo delle malattie rare ha bisogno. Dal semplice che cosa significa avere una malattia rara. Come posso aiutare un mio paziente con una malattia rara? Che tipo di supporto psicologico ha bisogno una persona, una famiglia, un medico anche che affronta questa patologia? E di conseguenza la nostra presenza qui oggi al vostro fianco eh, testimonia quella che è l'importanza di un lavoro in rete. Noi, come eh, servizio, collaboriamo con moltissime associazioni, fra le quali la vostra, assolutamente, per dare qualità di vita: qualità di vita sfruttando il massimo delle possibilità di quello che la patologia, le sbagliate patologie eh, permettono alla persona, al paziente, in collaborazione sicuramente con il massimo dell'expertise per ogni singola patologia. Medici, psicologi, università, ricercatori, comunità, scuole, formazione per gli studenti all'interno appunto della conoscenza di quello che è la realtà delle malattie rare anche in un contesto scolastico, lavoro e molto altro. L'importanza del convegno di oggi è sicuramente eh, elevatissima perché i pazienti hanno necessità di sapere eh, quelle che sono le proprie difficoltà quello che la propria patologia comporta, quelle che sono anche le vie sperimentali, scientifiche, eh, di ricerca di base, di ricerca clinica, eh, farmacologiche e quant'altro che riguardano la propria patologia. I pazienti hanno necessità di avere delle risposte certe, delle risposte chiare e una comunicazione sicuramente veritiera. Quindi l'importanza di avere i massimi esperti del mondo medico, scientifico e della ricerca a disposizione con voi al vostro fianco oggi è un'opportunità assolutamente da sfruttare anche appunto magari per gli studenti stessi, non solo per i pazienti. Um, noi siamo convinti che anche un no possa essere una risposta. Anche un oggi non si può fare ancora niente, però assieme potremmo arrivare in un futuro magari non troppo lontano ad avere una soluzione. In questo caso vi parlo da presidente e anche da paziente di un'altra malattia rara genetica, eh, consapevole quindi dell'importanza della, della rete, dell'interconnessione fra le varie discipline, fra le varie realtà del territorio sociale e sanitario. Per chiunque avesse bisogno delle informazioni legate ai centro servizi malattieri, quindi del supporto sociale che noi eh, possiamo fornire, siamo a completa disposizione. Potete fare presumo riferimento assolutamente anche a, a voi, eh, come eh, collegamento fra le due realtà. Collaboriamo attivamente, vedo che avete anche altri patrocini con l'Ordine degli Assistenti Sociali, che sono al nostro e al vostro fianco, con Teleton, con l'OMAR e con altre realtà. Quindi da parte nostra, dal Centro Servizi Mara Tirare, un augurio per una buonissima riuscita di questa giornata, di queste giornate. Un grazie ancora, un ringraziamento per l'invito e un buon proseguimento. Grazie a tutti voi. Proprio perché siamo una rete, ho un messaggino dal Molise. L'Istituto Neuromed è in collegamento con noi, con Vittorio Maglione. Eh, abbiamo il laboratorio di neurogenetica delle malattie rare. Il gruppo di collaboratori che stanno studiando l'Huntington eh, presso l'Istituto Neuromed. Poi Vittorio mi sta dicendo: fra poco arriveranno anche dei clinici che si stanno dividendo tra la sala dello, screen, dello streaming e le, le visite cliniche. Quindi abbiamo. Una luce accesa anche, anche in Molise in questo momento, un territorio sul quale stiamo anche lavorando appunto come Rete Nazionale della Malattia di Huntington. Vi aggiorno in diretta sui collegamenti proprio per, perché è bello essere insieme oggi, così anche con queste novità dell'ultimo minuto. Iniziamo i lavori, iniziamo i lavori e passo la parola a Maria Grazia Fusi, eh, socia fondatrice di Huntington Hollus, che vi presenta. Gli obiettivi dell'associazione, poi abbiamo un video di circa 15 minuti di Jonathan Coacci, un video che parla delle attività svolte negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni da, da Antintonollus e vi invito a, a guardarlo, è un video emozionante, l'abbiamo visto per la prima volta ieri in sala e eh, è proprio bello, alcune delle persone... Eh, sono in sala, alcune delle persone presenti nel video sono qui con noi e è emozionante vedere quante cose si possono fare insieme. Lascio la parola a Maria Grazia. Grazie Chiara. Bene, io mi sento di ringraziare tutti coloro, ma mi sento soprattutto rappresentante delle famiglie di Huntington in quanto sono un familiare qui presenti oggi. So che la giornata e il viaggio non è stata una cosa insomma, molto agevole, per cui un applauso a tutte le famiglie qua presenti oggi. Dunque, 15 maggio 2019, il primo anno della rete italiana della malattia di Huntington. Sarò molto breve, qui vedete le sedi territoriali che sono state aperte, per cui Milano ha eh, preso contatti con famiglie nel Piemonte e per cui a Torino come già precedentemente aveva illustrato la Chiara Zuccato, a Cagliari e stiamo lavorando con il Molise, perché anche lì abbiamo incontrato dei familiari, e per cui ci stiamo dando da fare per creare questa rete che sia una rete davvero di eh, solidarietà, di condivisione di conoscenze, condivisione di lotte anche per ottenere quello che è un diritto del malato di Huntington o di tutti i malati che sono affetti da malattie rare e quant'altro. Allora, 40 anni fa, questa è una foto storica. Nasceva la prima associazione itali italiana Core di Huntington. Il professor Caraceni con uh, una familiare Angela Panegada hanno dato vita a quello che poi oggi è stato il percorso che precedentemente vi ho letto nella lettera del presidente Claudio Mustacchi. Gli obiettivi di Huntington-Hollos, li riassumiamo qua brevemente. La prima mappa italiana dei malati di Huntington per conoscere il reale numero dei malati in Italia e la loro distribuzione regionale. È importantissimo sapere quanti siamo, per cui uscire allo scoperto. Un motore per le nuove terapie, per focalizzare le energie sulle terapie in fase di sperimentazione nel mondo e farle giungere in Italia. In parte ci siamo riusciti con la sperimentazione che partirà a breve. Una rete clinica di assistenza di qualità per offrire ai malati e alle famiglie servizi competenti e di alto livello. Qua ci dobbiamo lavorare tutti insieme perché è molto importante diffondere conoscenza sulla malattia di Huntington per sensibilizzare l'opinione pubblica con un programma di eventi scientifici divulgativi di formazione e informazione. E Anche qui direi che siamo messi abbastanza bene. Proseguo con una frase che mi sta a cuore del nostro Presidente che dice questo. Come associazione desideriamo essere luogo di incontro, ascolto e dialogo capace di mettere in rete. La rete italiana della malattia di Huntington, esperienze e competenze personali e professionali differenti, perché nella complementarietà dei ruoli e dei saperi si possono costruire insieme risposte efficaci ai molteplici bisogni dei malati e dei loro cari. Claudio Mostacchi, io ho preso da lui questa parte della presentazione. Adesso io direi che possiamo partire con il video che racconta. La storia di Huntington Hollus, il suo percorso, attraverso non un racconto scritto, ma eh, un racconto visivo, dove i protagonisti sono le famiglie e gli eventi. Grazie per l'attenzione. volta in una delle piazze più importanti del mondo, il gene che causa la malattia di Huntington, un grande atto simbolico. L'Huntington è una valanga che ti travolge. Il dottor Huntington ha scoperto una malattia sconosciuta. La malattia di Huntington, così si chiama tuttora. La giornata di oggi ve lo vuole in qualche modo dimostrare. Noi stiamo affrontando, noi come familiari, una sfida terribile, una sfida che mette in gioco le, le esistenze e in qualche modo da noi si può imparare qualcosa che riguarda tutti. In primo luogo, come confrontarsi con i drammi delle esistenze. Huntington è una malattia che colpisce il cervello. Huntington è una malattia che sconvolge la personalità. Che cosa vuol dire essere portatore di un patrimonio genetico che mette in gioco la vita? Difficile da capire perché si sviluppa tardi, quando come nel nostro caso, non sapendolo, uno aveva già creato una famiglia, aveva fatto dei figli, si era fatto dei progetti di vita che poi mh, vanno tutti a rotoli. È un gene importantissimo per la nostra vita, ci consente di nascere e permette al nostro cervello di funzionare bene. A un certo punto però, guardate lì, ecco il punto dove muta. Quando muta, insorge una malattia neurodegenerativa chiamata Corea di Huntington. È una malattia biologica, c'è un gene, queste persone non sono impazzite, queste persone non sono indemoniate come ancora oggi in alcune parti del mondo vengono descritte, queste persone sono come noi. C'è un problema biologico. Nell'Huntington ad essere colpita è una delle aree più profonde del cervello. Ciò che accade è che i neuroni faticano a comunicare fra loro e a trasmettersi i giusti segnali e poi degenerano. Tutto questo causa disturbi emotivi, cognitivi e del movimento. Penso che sia fondamentale uscire allo scoperto, più se ne parla di un problema e più questo si ridimensiona. In Colombia e più precisamente nella città di Baranchiglia per documentare un eh, convegno sull'Huntington. <silence> sono qui in qualità di rappresentante di Huntington Hollus ma soprattutto di familiare. <silence> perché il valore aggiunto che ha questo convegno è quello di prenderci cura in modo universale della malattia di Huntington. Eh, sono entrato a contatto con l'Huntington in maniera molto strana, imprevedibile, come spesso sono imprevedibili tante cose nella vita. Mi sono trovato a riavvolgere come un, un grande film in bianco e nero che era il film della storia della mia famiglia. Eh, ho ripensato a, a mio nonno che torna malato dalla guerra, a quel punto ho capito qual era stata la malattia eh, di mio nonno che poi lo aveva portato alla morte, di cui fin da piccolo non mi era stato spiegato nulla, e avevo capito che la cosa giusta da fare per me era fare il test genetico, per più di una ragione. Essere la figlia di un malato di Huntington è a volte difficile e inoltre ho la possibilità di avere la malattia, ma questo l'ho come archiviato, messo in un cassetto congelato da parte. Ho deciso di fare il test perché non volevo più vivere una situazione di incertezza. Io volevo sapere Fortunatamente io ho scoperto di essere negativa. E questa è stata qualcuno che ha guardato giù, fatto destino, non so come chiamarlo. Quest'anno parliamo di narrazione perché non vogliamo che ci sia soltanto il sapere scientifico, il sapere biologico, importantissimo. Ma crediamo che ci voglia anche il sapere quotidiano, il sapere delle famiglie, ma anche il sapere del medico che ci racconta. This particular meeting is... Che copre una serie di problemi, sia sull'aspetto sanitario sia sull'aspetto di, se vuoi, il mondo e la scienza. A mio modo di vedere, lavorano molto, molto closely. Ho visto in questi anni crescere la mobilitazione promossa da tutti voi. La scelta precisa, io credo, che sia innanzitutto quella di dire. Che esiste la malattia di Huntington. La vita si annulla perché sostanzialmente una malattia così devastante ti induce per forza di cose a cambiare lo stile di vita. È sempre la stessa persona ma è diversa e sai che sarà sempre più diversa. È una vita di rinunce. Abbiamo dovuto rinunciare a tutto. E naturalmente le varianti che lavorano insieme alla citazione del fondato. Secondo nome, Huntington, racconta che cos'è l'Huntington e racconta anche l'esperienza da quale è nata questo progetto, che è un progetto collettivo tra associazioni, biologi, designer e creatività come collante. Siamo partiti per questo progetto dall'ascoltare i bisogno dei familiari. Devo dire. Commovente, nel senso ho avuto sensazione di grande rispetto. La ricerca non è di proprietà dei ricercatori, ma è di tutti e della collettività e soprattutto nel caso della ricerca sulle malattie come la malattia di Huntington, la ricerca è per i malati e dei malati e quindi è importante che il ricercatore abbia un ruolo sociale e si metta a disposizione delle associazioni dei malati e delle loro famiglie. approach. Yes, last time we spoke it was 3 months before the start of our uh, trial to try to lower the production of the mutant protein that causes Huntington's disease. And now 3 years later the trial has started and finished and was a huge success. Sono qua a presentare il lavoro di centinaia di persone, non è solo il mio. Cioè, più di una città ci vuole una città globale. Troveremo un farmaco, troveremo una cura e lo faremo insieme because we need to take care of the families and the patients now, today. It's, it's about providing best care and knowledge really and and to fight the stigma. Consider that we're injecting a drug into the spinal fluid to switch off the production of a major brain protein is an incredible accomplishment in itself. We now have a unique opportunity which has been offered to us mostly from the laboratories of those people who brought about the uh, drugs that now are going into clinical trials for the first time specifically for Huntington's disease la vita di un laboratorio valga se c'è un impegno di questo laboratorio fuori dalle sue mura la nostra carta costituzionale sappiamo che non possiamo tollerare le discriminazioni ecco il perché di questa vostra presenza per dare il massimo di visibilità al loro problema far conoscere questa malattia siamo un mondo senza malattia di Huntington evidente questo è il nostro sogno nel frattempo c'è tantissimo da fare oggi è una straordinaria occasione per guardare questo sogno il senato Accende la luce sulla malattia di Huntington. Prezioso è poi il dossier che il Presidente Grasso e il Senato hanno consentito fosse parte integrante di questo incontro. E con l'occasione vorrei ringraziare tutti i funzionari del Senato. Dalla malattia di Huntington non si può guarire, ma non possiamo dire che non c'è una cura. La cura c'è. È importante bene capire che la cura è fatta da tutte le persone che si avvicinano a questa malattia. Ecco, tutto questo sforzo collettivo è la cura che oggi noi abbiamo a disposizione. Il servizio di tutti voi è prezioso perché certamente dal vostro impegno e dalla vostra iniziativa che prende forma in modo concreto la speranza e lo slancio delle famiglie che si affidano a voi comunità che chiede vicinanza e ascolto per combattere il senso di isolamento e di vergogna che ingiustamente ancora oggi molti alimentano. Thank you, sir, for the wisdom and the compassion which has shone the light of your church on our disease at last, so that it be hidden no more. Charles Sabine è un ex corrispondente di guerra. Dice: Nei momenti più difficili, l'umanità migliore viene fuori. Io ho questa immagine dei familiari, no? che sono l'umanità migliore. Credo sia venuto il tempo di non dire più io spero eh, in una cura, ma io mi impegno in una cura, io sono impegnato perché ci possa essere una cura per la malattia di anti Sono un senza parole il regista e che ha collaborato con lui. Entriamo nel vivo dei lavori con la presentazione del professor James Cusella che invito a salire sul palco. Penso sia un momento storico per le associazioni di malati e familiari. È la prima volta che... Il professor Gusella parla in Italia alle famiglie, alla comunità Huntington della scoperta del gene. Siamo onoratissimi di averlo con noi. Senza questa scoperta non sarebbe stato possibile comprendere meccanismi alla base della malattia di Huntington e nemmeno il trial clinico di silenziamento genico. Sarebbe esistito, quindi il gene è alla, alla base di tutto. E Jim, mi permetto di chiamarlo così, eh, ci conosciamo da anni, siamo colleghi da tempo e è sempre stato sul fronte della malattia, eh, tra i genetisti più famosi al mondo. Jim ha vissuto insieme a Nancy Wexler la caccia al gene in Venezuela. Pensate che questa scoperta la dobbiamo a, alle famiglie del Venezuela, a coloro che, che abitano in questi poverissimi villaggi intorno alle sponde del lago Maracaibo. Lì c'è una comunità Huntington eh, molto grande con intere famiglie colpite. Pensate che nel 1967 Nancy Wexler eh, riunisce eh, un gruppo di scienziati, ricercatori, medici tra i più bravi al mondo nel campo della genetica, della psicologia, della neurologia, il primo grande team multidisciplinare mondiale. E vola lì eh, in Venezuela, intorno al lago Maracaibo, per anni raccolgono campioni di sangue, hanno lavorato su 18.000 individui, quindi tantissime persone che hanno donato appunto il loro sangue, oggi noi conosciamo il gene grazie a loro e purtroppo oggi vivono una condizione di estrema povertà, non hanno nemmeno... Un antidepressivo o un antibiotico per, per curarsi. Vi vorrei ricordare in questo momento, sentiamoli vicini, sentiamoli vicini a noi. Erano con noi nel 2017, quando c'è stato l'incontro con il Papa a Roma, e è stato un momento anche quello particolarmente emozionante di condivisione. Loro stessi ci hanno accolto come parte della grande famiglia, della grande famiglia Huntington. Lascio la parola a Jim, che ci racconta. I passi principali di questa storia così importante. Lo ringrazio ancora per essere qui con noi oggi, Thank you. well, it's a pleasure to be here. Thank you very much for inviting me. Uh, despite my surname, I do not speak italian. Uh, so unfortunately you're going to have to put up with me speaking in english and hopefully the translation will get across what i'm trying to get across which is not terribly easy uh, on this slide uh, i put up a, a local landmark local meaning northern italy that uh, i found out when i spoke two days ago in trento no one had ever been to or heard of or seen and so, in a sense, it, it helps me to uh, provide an analogy for looking at the HD gene. This is about 100 kilometers north of here in the Dolomites, and uh, it is Monte Gusella. The fact that no one's heard of it is not surprising. It's in the middle of nowhere, south of Cortina. Although, if you, I guess if you did motorcycle racing, you would know because they very frequently have motorcycle races on the highway right next to it. Okay, I will get back to that afterwards. Um, but basically, to understand the, the fundamentals of isolating and identifying a gene, you need to understand what they are and what, what really the, the, the common uh, knowledge necessary for uh, interpreting everything I'm going to say, it comes down to very simply that the DNA in an individual is the blueprint and the operating software for the body, a, all of the information necessary to make a person. Is in the DNA, and the DNA is very simple in terms of sequence. It only has four letters, you can read them off, uh, and those four letters are read in groups of three to generate the elements of the body, the proteins, the hemoglobin, the proteins in your eye that allow you to see, the proteins in your hair. Uh, they're all specified by the sequence of DNA uh, that you have in your body. Now, each one of the groups that make a particular protein. Is referred to as a gene. But the actual parts of the DNA that, that are called genes is only about 1% of 3 billion base pairs, 3 billion of these letters in the DNA. About 1% of it specifies proteins. All of the rest of it is designed to have everything work in a coordinated fashion, to change the levels of expression of proteins, et cetera. So that, that's what the DNA is. The way the DNA is packaged in your cells is in chromosomes. Each of these is essentially a very long string of DNA. So, several hundred uh, uh, genes on even the smallest chromosomes are all packaged in a single string. And you'll notice that they come in pairs because you have two copies of every gene, other than the ones on those chromosomes down at the bottom that are called X or Y and those are the chromosomes that determine whether you're male or female. But all of the rest of the chromosomes come in pairs, one from your mother, one from your father, and so you have two copies of each gene. In the case of Huntington's disease, one bad copy coming from one parent is sufficient to cause the disease. So this was the knowledge essentially of, of DNA that's required to uh, understand what I'm talking about. The next slide really brings me back 40 years because my intersection with Huntington's disease uh, began during my graduate work at MIT, where uh, I was very young and my hair was not white at that point. I studied uh, DNA, but the problem was that in Cambridge in 1979, the city government was very afraid that the scientists at MIT were going to create Frankenstein monsters using DNA. So they passed a law. That said, we were not allowed to isolate genes from humans or even from mice. Uh, I, I ultimately did uh, isolate a gene from soybeans, but that uh, even that took nine months to get the regulatory approval to do it. However, by the end of my graduate work, uh, all of the genes I was interested in isolating had been isolated, and so instead, for my thesis, I developed a method that allowed for. The isolation of DNA from regions of chromosomes rather than from genes. Because up until that time, all the genes that had been isolated were isolated based on knowing what protein you were looking for the gene for. So if you wanted to uh, find the gene for hemoglobin, you would use the sequence of hemoglobin to go and, and isolate the gene. In Huntington's disease, of course, nobody knew what the protein was that was involved. So there was no way to apply that technique. Uh, to, to Huntington's disease or to any other disease for which the protein wasn't known. So I developed this technique to identify DNA based on where it was on the chromosomes. It didn't, didn't give you the gene per se, it just gave you a piece of DNA that you, could, that you knew came from a chromosomal region. That then intersected with Huntington's disease because I was set to go and do uh, further research in california, california institute of technology, with a, an eminent scientist named lee hood. we were going to isolate genes for, uh, that are involved in immunology, in the immune system. and uh, i was convinced by my wife, who is here today, and who stood behind me through all of the work that we've done over the past 25 years, not to do that, uh, but to stay in boston. I was given an opportunity in parallel by Joe Martin, who uh, allowed me to set up a lab rather than go on for further training to study Huntington's disease. And so I came into this world in 1979, 1980, uh, not really knowing much, but then it turns out the scientific community didn't know very much about Huntington's disease. But what I knew was that genetics was applicable because. We had a case of a dominant gene, a gene where it only, caused, only took one copy to cause it, and you could track that gene through families by the inheritance of the disease. The reason we knew you could track it was that when George Huntington first described it, even though he was a physician and worried about the individual patient, unlike many others at the time, he recognized that there was this inheritance pattern and he reported it. And Huntington's disease, in fact, became the, the disease one talked about when one tried to explain dominant inheritance, because it was understood that in every generation you had a 50 50 chance, for if you're an individual who had a parent with Huntington's disease, you had a 50 50 chance of inheriting it. If you did not inherit it, none of your uh, descendants would inherit it, but if you did, then your descendants had a 50 50 chance. And he reported this based on families on Long Island in New York that he had seen. When his father and his grandfather had gone out to treat disease, because they were family practitioners. When he was a child, he went with them and he saw these patients. And then when he himself became a physician, he went out and he treated the families and he noticed that he was treating people in the same families that he had seen with his father and his grandfather. So he, he recognized that inheritance pattern and knowing that inheritance pattern was critical. The other thing was that Marjorie Guthrie. Had uh, been part of starting the Committee to Combat Huntington's Disease, which then later became the Huntington's Disease Society of America uh, back in 1967, and uh, that just had its 50th anniversary a couple of years ago. And so that was important. But the most important thing, from my point of view, in, in terms of getting me into Huntington's disease, that Marjorie did was she was a very effective government lobbyist. And she got the government in the United States to set up a commission. To understand why there wasn't more research in Huntington's disease, why more wasn't understood about it, and to put money behind it. And it was that money that set up the center at Mass General that Joe Martin had that allowed me to then set up a lab. So that, co that confluence uh, allowed me to begin work on Huntington's disease. What I had was the knowledge that somewhere in these chromosomes was a single gene that I needed to find. And I needed a way to find it. Well, it turns out that genetics provided a way to find it that was straightforward, but at the time very laborious. But we set out to do it. I told you there were three billion letters in the human DNA, but what I didn't tell you is that if I took anybody in this room and looked at their DNA and I looked at the two chromosomes that they have, there'd be a difference in letters between the two chromosomes about once in 500. Because people have a lot of variation in their DNA. And so, if you, if you can distinguish that one in 500 difference at a particular spot on a chromosome, maybe as in this case, one chromosome has an A and the other chromosome has a T, if you can distinguish those, it means you've distinguished the two chromosomes. And if you can distinguish the two chromosomes at that location, you can follow them as they are inherited in a family. And see whether there's a correlation between the inheritance of that region of chromosome and the inheritance of disease. Well, if that were simple, because I told you that the DNA was one long string, then any variation on the chromosome that had the Huntington's gene would tell you that the disease gene was on that if it inherited together with it. But it would give you a very, very large piece of DNA to have to look at because the chromosome is a very long string many 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 millions of base pairs or many millions of letters so that wouldn't be that useful but it turns out that that's not the way things are inherited the way things are inherited is like this so if you, if you imagine the differences and say that instead of instead of letter differences i'm just going to turn those into color and i'm going to say i can distinguish the chromosomes and you look in a generation and color the chromosomes so that you distinguish them and it turns out later that the, the location of the huntington's disease gene is near the tip of uh, chromosome number four, so we're only going to look at chromosome number four. And it happens in this particular family that the location uh, uh, of the gene that has the actual mutation falls on the blue chromosome. Well, when, when these people, the maternal grandfather and the maternal grandmother, have children who are going to become the parents of the next generation, they don't pass those chromosomes on intact. The DNA exchanges. The two chromosomes mix. And so the only chance that this next generation is going to have Huntington's disease is if they inherit the blue at that particular location. And in this case, they did. The other family, the other side of the family, uh, the father side of the family, also gets chromosomes that can be distinguished, but they don't carry the disease gene. So they don't particularly matter for identifying the gene. They're interesting from the point of view of genetics the important thing then is what happens in the next generation the next generation there are four children only two of them inherited huntington's disease because only two of them got the blue region and you notice the blue region is getting smaller because as you mix the chromosomes the chances that pieces of the chromosome that regions will stay together depends on how far apart they are the farther apart two, two parts of the chromosome are the more likely there's going to be an exchange in between so, after just grandparent, parent, child here, we're down to a stretch of chromosome that is only the tip of chromosome 4. And if we have markers and do this in families that allow us to distinguish the chromosomes rather than color, which we don't really have because we've made, made it up, we would, be, we would know that any DNA difference in that region near the tip of chromosome 4 was where the Huntington's gene was. Well, sounds easy, but, but in fact, how do you actually see the differences in the DNA? Nowadays, very easy. I can turn around and overnight I can sequence DNA and see the differences. But back in 1980, you couldn't do that. Fortunately, there were bacterial enzymes that had been developed as part of the sort of revolution that recombinant DNA made in the 1970s and 80s, the ability to manipulate DNA. Not by knowing its sequence, but by having enzymes that cut based on sequence. So, this is an example of an enzyme called ECOR1. It comes from E. coli, the common bacteria that's in your gut. They make this, this enzyme as part of their biology, but the scientist isolates the enzyme and then finds out that when you look at DNA with this enzyme, anytime the letters GAATTC appear, the enzyme cuts it. So, if you have one chromosome that has a GAATTC and the other one happens to have GTATTC, the enzyme will only cut once on the one chromosome, will not cut the other. So, using the enzyme, you can track the differences without actually even knowing the sequence of the chromosome, because the enzyme tells you that that particular sequence is there or not there. It doesn't tell you what's on either side of it. This is the way that we tracked DNA differences in families. Early on, and, and allowed us to map the location of the Huntington's gene. A second critical individual in this that also benefited from Marjorie Guthrie's uh, uh, lobbying the government was Mike Keneally, geneticist at Indiana University. Uh, Mike, through funding, again, through that initiative to uh, generate more information and more research into Huntington's disease, set up what was called the National Research Roster of HD Families. American families that were interested in participating in, in research enrolled in this roster, and this gave us uh, families that were both interested in being studied and interested in giving blood uh, so that we could look at their DNA. And we did so and looked uh, at the DNA of a large family from the Midwest of the U.S. and got the first clue that the Huntington's disease gene was on chromosome 4. We didn't know to look on chromosome 4. In fact, we looked randomly. Took, we took whatever pieces of DNA from anywhere that saw differences with enzymes like ECOR1, or there's a second enzyme that becomes important in a second called HIND3, just comes from a different bacterium and sees a different sequence. But, but using those, we were able to look in this family and get uh, an idea that the gene was traveling with a particular pattern of two. Two sequences that cut or didn't cut. And I'm going to show you that marker here. This comes from the original paper that reported that the ma gene mapped on chromosome 4. And the piece of DNA that we used was called G8, just the name of a clone. A lot of people thought the G stood for Gisela, but it actually didn't. It stood for Ginger, who was a technician in the lab. Uh, and there were two different sites that could be seen as cut or not cut. By the enzyme HIND3, and so if you have two sites where minus means it doesn't cut and plus means it does, you can get four combinations. So we just called those combinations A, B, C, and D. And we knew what we had based on the size of what was produced, the distance between the two cuts. If the, if the uh, cut was there, you produced 15,000 bases of DNA as a a fragment from here to here. And if the cut was not there, you got 17,500 bases of DNA. So we just had to size the DNA and say, ah, it's got a plus or it's got a minus. When you put the combination together, we call it A, B, C, and D. And when you look in that American family, it traveled with A. But A is very common. And so we didn't get enough information from this family to be sure. We got a very strong hint, but, but we weren't sure. Fortunately, Nancy Wexler had been. Studying the Venezuelan population that you heard about, and had been sending us bloods from a very, very big family uh, in Venezuela. So we were able to very quickly turn around and now look at exactly the same pattern in lots of people from that family. And in this family, it turned out that the gene traveled with the C pattern of the marker. So a different pattern, but the same chromosome region. And so we reported that back in 1983. As a polymorphic, meaning difference in DNA sequence, marker that was genetically linked, genetically linked because they are physically linked, but close enough together that when you pass it down from generation to generation, they don't get separated very often. They stay together. So, genetically linked to Huntington's disease. That told us that the Huntington's disease gene was somewhere near the DNA variations that we were looking at. And with some additional work, it turned out that the DNA variations were near the tip. Of the chromosome 4 short arm. Uh, and so we were able, by tracking through families, now not just these two, but now we got families from around the world that were willing to participate, that uh, sent their DNA in through the physicians that had been seeing them, not just in the United States, many, many in Europe, and actually many in Italy as well. We had major collaborations with uh, Andrea Novaletto here in, in Italy. Who Sent us many families uh, and families around the world where the whole goal was track these variations and see how often they separated in inheritance from huntington's disease to know that where the gene was on chromosome 4 and to set landmarks that said aha it's beyond this point because at this point i saw an exchange event and if i saw an exchange event it, it couldn't be below it it had to be above it so we ended up in a region at the tip of chromosome 4 but this was very early days. In the middle of the 1980s, the, the uh, mapping of the Huntington's disease gene to chromosome 4 actually uh, helped begin the talk of a human genome project to map all the genes, um, but the technologies for actually doing it weren't there. So we needed a way to do something that hadn't been done before, uh, and the techniques for doing it were ideas in people's heads but they'd never actually been implemented so we put together a group an international group uh, that has variously been called the hd gene cloning collaboration or the hd collaborative research group which is its official name on the papers that published there are a number of important individuals who were part of this group uh, and uh, advisors this is uh, nancy wexler as you saw was an advisor to the group and mike keneally was an advisor to the group the actual group that were working in the lab uh, on, on trying to get to the gene uh, were Marcy McDonald who worked with me at Mass General, John Wasmuth at Irvine, uh, Hans Leyrach, who was started out in Germany and then went to England, and Jill Bates who worked with him, uh, I guess I'm sitting in the background there, Francis Collins in the back, and Dave Hausman is hiding back here. Uh, but this group met every six months. Set out to apply the technologies that they had ideas for, which were, had not been applied to disease before, develop those technologies, and then combine them to uh, work to get the Huntington's gene. It turned out that the Huntington's disease was such a, an intriguing problem, and the patient population in particular was so compelling that most of the investigators involved here. hanno sviluppato non solamente possible, la so tecnologia che volevano sviluppare, ma hanno creato veramente una forma di collaborazione molto forte che andava al di là della tecnologia, la ricerca tecnologica, ma è diventata una vera e propria ricerca scientifica. Uh, Russell Snell e Peter Harper, ad esempio, allora, cosa abbiamo cominciato a fare? Abbiamo sviluppato eh, un sistema per identificare i geni nella regione. Bates e l'ERAC erano concentrati sulla creazione di una mappa fisica del DNA, quindi una semplice mappatura per ottenere le sequenze. E questo è stato fatto con eh, delle tecniche molto creative che non andrò a, a descrivere, anche se sono molto interessanti. Eh, linee cellulari con frammenti del cromosoma 4, Wasmuth invece ha utilizzato celle eh, ibride umane e eh, morine, ehm, dove il cromosoma umano che si eh, mantiene eh, ci consente di vedere Cosa succede nei cromosomi? Di combinare i pezzi di cromosoma che ci consentono di vedere cosa succede nei diversi punti del cromosoma 4. Collins invece ha sviluppato un, uh, ha sviluppato un sistema di cloni che potessero saltare lungo i cromosomi, Snell e Marbury invece hanno effettuato delle analisi genetiche simili a quelle che facevamo noi però con delle famiglie e con, eh, diverse rispetto alle nostre in uno studio indipendente che è risultato molto utile quindi tornando al nostro studio abbiamo eh, studiato questa regione di DNA ognuna presenta una variazione di DNA che non si separa mai dalla malattia di Huntington perciò Ogni volta che si vede quella variazione ereditata da una generazione all'altra, eh, questo ci indicava che questa non separazione era associata alla malattia di Huntington, però avevamo quei, tutte quelle lettere, sapevamo che la mappa, nella mappa fisica c'era qualche cosa, ma non riuscivamo a capire dove esattamente era posizionato. Adesso torniamo quindi. A queste analogie, questo schema, quindi se osserviamo questo. E vedete cosa avviene nel giro di due generazioni. Immaginate cosa può avvenire in 20 o 30 generazioni. In blu, la parte blu diventa sempre più piccola, più piccola. Fino proprio si arriva a quella particina di blu però che corrisponde al luogo della malattia di Huntington. Quindi è come avere Google Maps che cerca il Monte Gusella e si va verso nord e si chiede alla gente del posto avete mai sentito il Monte Gusella? L'avete mai visto? Visto, è chiaro che più persone conoscono il Monte Gusella significa che si è vicinissimi fino a che si arriva al punto dove tutti conoscono il Monte Gusella e allora si capisce che si è davvero super vicini. E quindi anche noi abbiamo dovuto osservare tutte le variazioni di DNA, non più nelle famiglie, ma con chiunque in tutto il mondo che avesse la malattia e dire quanto spesso vedo questa variazione del DNA, ecco, in questa persona e anche in tutte le altre persone affette da Huntington. Perché poi, quando si arriva a un tasso del 100%, allora vuol dire che sono nel punto giusto, dando per scontato che la mutazione appunto, abbia una sola interruzione. Ma avevamo già fatto dei test, dei test e sapevamo che non era diciamo, vero, che c'era solo un'interruzione, ma era abbastanza limitata per consentirci di fare queste ipotesi. Quindi abbiamo analizzato centinaia di famiglie in tutto il mondo, anche dall'Italia. E è stato essenziale per identificare il gene perché dovevamo capire esattamente dove era localizzato. E l'abbiamo scoperto appunto quando abbiamo analizzato quasi metà di tutti i pazienti del mondo che avevano una sorta di antenato comune perché lì c'era il gene difettoso. Quindi siamo riusciti a ritracciarli nelle loro storie di famiglia e abbiamo sempre ritrovato un individuo, quell'individuo che in un certo senso aveva dato origine a. Tutto e quindi questo significava che una volta che si riusciva ad arrivare a quella piccola regione, quindi avevamo solo. 150.000 lettere e quindi avevamo un margine di somiglianza, di comunanza, però dovevamo capire cosa variava in quelle 150.000 lettere. È ovvio che eh, volevamo studiare tutte le differenze tra quelle lettere. Ci siamo detti, ok, adesso ci concentriamo su queste 150.000 lettere. E nel frattempo le tecnologie eh, erano evolute e c'erano stati dieci anni, quindi a quell'epoca potevamo studiare meglio quel cromosoma qua e quindi restringere il campo delle possibilità e quindi abbiamo studiato sempre di più le variazioni e siamo finiti in un luogo qui proprio qui dove vedete che sto indicando e invece di esserci una differenza nelle lettere la C che diventa T o la H che diventa C qui la differenza era diversa non era la stessa era C a G che cambiava cioè che c'era più volte quindi se guardavo individui con, di una popolazione normale, quindi non malata di Huntington, non aveva lo stesso numero di CAG, di sequenze CAG, perché ogni volta che vedevo, prendevo due cromosomi 4, c'erano, non so, o 6 CAG o 31 ripetizioni CAG o anche di più. Poi quando ho visto malati di Huntington... Avevano un cromosoma con più di 35 sequenze CAG, quindi c'era una differenza nella lunghezza della sequenza di DNA in quel luogo piuttosto che una differenza tra lettere. C'erano più lettere dello stesso tipo. Questo ci ha consentito di affermare. Che appunto il CAG variava in estensione in questo luogo. E quindi ci si è resi conto che questa era una caratteristica distintiva dell'Huntington. Ed è stato importante per capire appunto qual era il cambiamento. E quindi c'era un gene più lungo con una proteina più lunga. Di nuovo, se osserviamo. Quindi le dimensioni nei cromosomi normali, nella popolazione normale, abbiamo da 6 a 34 come quantità di CAG eh, a seconda della popolazione, ci sono delle medie diverse, ma appunto indipendentemente che si sia in Africa, in Indonesia, in Nord America, in Europa, ebbene invece il range dell'Huntington è sempre più di 35 e poi la sequenza appunto può, oh, può addirittura aumentare. Ecco, qui vediamo il paradigma normale della biologia, secondo cui il DNA trasporta le informazioni, viene copiato in un'altra molecola che si chiama RNA e che ha le stesse sequenze. Ma l'RNA, diciamo. È una molecola che esce dal nucleo della cellula, va in altre parti delle cellule, ed è la molecola che di fatto viene tradotta nelle proteine, quindi nelle componenti che formano le proteine. Quindi questo RNA messaggero crea appunto una proteina, l'antintina, che appunto comincia come tutte le altre proteine ci sono gli aminoacidi che appunto formano le proteine e vediamo CAG ecco ricordate vi dicevo che appunto avevamo questa struttura 3 CAG specifica proprio eh, l'aminoacido glutamina, quindi la proteina di Huntington che è provocata da questo gene che può essere anche normale, dipende da quante copie ci sono è costituito quindi da 17 aminoacidi su una stringa che si estendono, c'è la glutamina che può variare in estensione e in dipensione da piccola fino a una lunghezza rilevante dipende, ce ne sono individui che ne hanno addirittura più di 100 fino a una lunghezza anche di eh, appunto, unità di aminoacidi lunghissimi, in catene lunghissime quindi nel 1993 a questo punto la, si è creata una sorta di coalizione, eh, appunto, ma ci è voluto molto tempo, molta collaborazione tra ricercatori. Ma davvero c'è stata anche una grande collaborazione con tutte le popolazioni di pazienti nel mondo perché la genetica non si può fare senza appunto popolazioni appunto, di cui si studia il DNA. Siamo arrivati a questo punto, c'è un gene malato e... Qual è lo scopo finale? Era duplice lo scopo che avevamo. Da un lato, capire la mutazione che c'era, perché questo avrebbe consentito poi di fare un test diagnostico i test diagnostici, diagnostici che erano stati sviluppati, erano stati sviluppati sulla base anche eh, del tentativo di individuare la posizione, avremmo potuto adesso fare un test molto più preciso per vedere sulla base del CAG se un individuo appunto, avrebbe sviluppato o meno la malattia di Huntington. L'altro scopo era quello di cominciare a capire meglio i meccanismi della malattia per sviluppare poi una terapia. E quando sono arrivato qui mi ha colpito anche il termine meccanismi basati sulle evidenze, non ci avevo mai pensato, perché io ho sempre pensato che le evidenze fossero qualcosa di necessario, ma in realtà non mi, non mi sono mai posto il problema di cosa si faceva prima eh, che appunto venisse coniato il termine medicina basata sulle evidenze. Ma la maggior parte dei medicinali, infatti, era basato su un altro diciamo, metodo. Si pensava appunto di eh, trattare quello che si credeva fosse il meccanismo difettoso con un certo ingrediente. Quindi era un processo quasi di tentativo ed errore. Che faceva sì che poi alcuni farmaci non fossero efficaci, invece con questo approccio basato sulle evidenze ebbene si comincia non dai sintomi ma dalla causa e quindi si ha una maggiore probabilità di poter sviluppare un farmaco o una terapia che possa trattare davvero la causa e anche noi con questo volevamo fare la stessa cosa volevamo capire meglio i meccanismi volevamo capire cosa faceva la mutazione per sviluppare la terapia adeguata e da subito ci si è resi conto che questo schema di ereditarietà dominante provocato da una coppia del gene significava che il gene non è che non faceva bene il suo lavoro. Sì, lo faceva, ma faceva qualcosa di extra allo stesso tempo. E quindi quello che bisognava eliminare era questo extra. Quindi l'idea di eliminare la presenza di appunto tutto questo. Fu subito pensata come una possibile terapia, ma bisognava capire anche poi l'impatto, questo era altrettanto importante. Quindi nel giro di vent'anni abbiamo creato un gruppo interdisciplinare volto proprio a valutare diversi aspetti di questi processi. Abbiamo Marcy McDonald, citata prima anche, che è la persona che davvero arrivò. Mi ricordo ancora nel mio ufficio con un negativo dicendo: Sì, l'abbiamo preso. E furono studiati tanti modelli Murini che riplicavano la situazione negli esseri umani, quindi con queste sequenze ripetute per vedere cosa succedeva quando ce n'era un numero eccessivo, poi Vanessa Wheeler ha studiato invece i cambiamenti nelle sequenze ripetute di CAG, Jiang kim Lee ha studiato invece metodi computazionali anche applicati alla genetica proprio per vedere l'impatto dei difetti sull'espressione genica, Ing Seung, anche lui ha studiato queste sequenze, Jim Walker ha ha cominciato invece a studiare altri aspetti perché in realtà ci si è resi conto che. C'erano alla base degli organismi monocellulari che erano la differenza, anche delle differenze tra piante e animali. Le piante non sono affette da Huntington, ma tutti gli altri esseri invece multicellulari possono averlo, quindi abbiamo, abbiamo appunto siamo risaliti anche a tutto questo. Quindi questo gruppo interdisciplinare è davvero è stato creato per studiare a fondo tutti i meccanismi della malattia sperando di poter sviluppare conoscenze per le terapie. Tuttavia, il risultato principale basandosi su tante analisi e lavori interessanti è venuto dalla genetica perché il proseguimento della ricerca genetica è stato fondamentale la lunghezza delle ripetizioni di CAG su un individuo che ha ereditato mostra una correlazione anche con l'età dell'insorgenza e quindi una correlazione per così dire indicativa perché qui in rosso vedete la media la media associata a 40 ripetizioni che è qua, ma vedete che tutti questi puntini sono individui e quindi l'insorgenza può essere 20 o 25 anni prima o 20-25 anni dopo la media. Quindi la lunghezza della CAG non è predittiva al 100% su quando sarà l'insorgenza, ma ci sono delle tendenze. Quindi, si può definire un'aspettativa possibile, ma poi ogni individuo può svilupparla in un altro momento. Quindi qui vedete ad esempio un individuo che ad esempio. Esempio, non corrisponde a questa aspettativa perché ha sviluppato la malattia più tardi. Qui invece un individuo che l'ha sviluppata prima, quindi l'incorgenza c'è stata prima. Quello che si è riscontrato è che il motivo di queste differenze è questo: ci sono variazioni nei geni non in questo, ma in altri, perché se guardiamo tutti intorno, ci sono differenze, differenze di peso, di altezza, di capacità fisiche, di eh, colore dei capelli, resistenza al diabete, ognuno è diverso e tutto questo poi crea diverse lettere nel DNA, quindi crea differenze fra i geni. Quindi con individui che hanno un'insorgenza prima o dopo rispetto all'aspettativa Sarebbe stato opportuno studiare e individuare cosa provocava quelle differenze per poter capire ancora meglio i meccanismi, perché magari una insorgenza più tardiva può essere legata a una certa versione di un gene. Quindi, sviluppare un farmaco che possa agire su quell'aspetto potrebbe essere un altro metodo per trattare la malattia. Quindi, abbiamo cercato di fare questo attraverso una cooperazione con tantissimi pazienti affetti da Huntington. Abbiamo creato tantissime reti per avviare studi negli Stati Uniti. C'è stato un trial clinico chiamato l'Huntington Study Group con appunto tantissime iniziative non solo per fare trial clinici ma anche studi sul decorso della malattia per capirla sempre meglio e c'è anche uno studio chiamato Cohort Corte che è stato proprio ideato per seguire meglio l'evoluzione della malattia su diversi soggetti, il DNA è stato raccolto, un altro studio Farroz era volto a riprodurre i trial clinici per capire se effettivamente un trial clinico poteva essere svolto prima dell'insorgenza e che potesse diciamo, cercare di frenare il più possibile l'insorgenza della malattia. Quindi semplicemente non per un mettere a punto un farmaco. Poi abbiamo anche la rete europea, ha lanciato uno studio chiamato Registry che reclutava pazienti per raccogliere DNA. Quindi tutti questi studi e tanti altri ancora sono convogliati in una piattaforma molto ampia che è stata creata proprio dalla fondazione eh, specifica che è volta a raccogliere informazioni a livello mondiale sui pazienti, sui malati e credo che al momento siano registrati oltre 25.000 individui, ma tutto questo per raccogliere sempre più informazioni genetiche. Ebbene, ci sono ancora più individui che potremo studiare. Ma non abbiamo più famiglie, diciamo abbiamo tantissimi individui, ma non riusciamo più a ritracciare l'ereditarietà attraverso le famiglie. Però possiamo utilizzare la strategia del Monte Gusella, quindi fare domande per vedere appunto quanto siamo vicini, per vedere appunto se siamo vicini a una certa caratteristica. Adesso cosa stiamo cercando? Prendiamo un numero. Quindi, il numero di volte in cui vediamo l'insorgenza rispetto al numero di volte in cui ce l'aspettavamo. Ci sono lettere nel DNA che sono associate a quel momento specifico e a questa differenza temporale. Ecco, quindi vi dicevo che avevamo usato negli anni Ottanta gli enzimi batterici. Ebbene, adesso tutto il genoma è stato sequenziato e tante persone sono state studiate, analizzate. Sappiamo già oggi in anticipo la frequenza di certe variazioni del DNA. Quindi sono stati creati sistemi di assei che consentono di analizzare 2 milioni di lettere in una volta quindi oramai eh, sappiamo che magari 3 miliardi non cambiano mai ma sono quei 2 milioni che sappiamo che cambiano frequentemente ma sappiamo quali sono e quindi adesso possiamo osservare simultaneamente a 2 milioni di variazioni in tutti i cromosomi e il risultato è questo, un plotto di questo tipo semplicemente sono le probabilità di una variazione appunto collegata a una certa misura, ricordate appunto possiamo avere l'insorgenza tardiva o precoce Vedete, punta del cromosoma 1, poi andiamo avanti, andiamo avanti, fino alla punta del cromosoma 22. E possiamo analizzare due milioni di variazioni. Quello che riscontriamo è che, ad esempio, quando si arrivava qui, sul cromosoma 15, c'è una variazione che è molto significativa, è presente molto più spesso, ad esempio, in persone che hanno insorgenze differenziate. Ad esempio, qui ci sono due diverse versioni una versione delle lettere è presente più spesso nelle persone che hanno un'insorgenza sei anni prima in media e quest'altra invece in coloro che hanno un'insorgenza più tardiva rispetto a quella attesa e poi qui nel cromosoma 8 abbiamo un'associazione con un'insorgenza precoce, qui cromosoma 3 invece qui abbiamo un superamento di questa linea che rappresenta un po' la media quindi quello che è particolarmente significativo, qui abbiamo una altro modificatore. Questo è uno studio iniziale che abbiamo svolto nel 2015 basato su 4.000 malati Huntington in Europa, America del Nord e Australia. Più recentemente ne abbiamo svolto uno di, su 9.000 individui dagli stessi luoghi, non posso mostrare i risultati, e sappiamo appunto che ci sono queste regioni cromosomiche ma anche altre. Quindi ciascuna di esse ha un gene che ha la capacità di alterare l'insorgenza della malattia se presente alla nascita nello stesso individuo che all'espansione, quindi adesso dobbiamo analizzare meglio e vedere se ci sono altri modi per riprodurre questo effetto oltre ad altre strategie eventuali. Si spera e quando dico che stiamo analizzando queste strategie, beh, magari non ne avremo mai bisogno, lo spero, perché le strategie usate adesso per uh, sopprimere diciamo, l'antito magari funzioneranno e quindi magari avremo trovato la terapia ideale, ma bisogna essere realisti, magari questo non succederà, magari questa terapia che è in corso di sperimentazione non sarà quell'ideale, magari quindi dovremo continuare le alternative le terapie alternative sono sempre importanti da mettere a punto, quindi bisogna continuare lo studio della genetica umana anche in modo tradizionale proprio per trovare degli obiettivi importanti affinché le aziende interessate alla soppressione possano investire in modo mirato al di là dei clienti clinici, quindi sperando appunto di arrivare a un esito positivo. Ma l'obiettivo è proprio quello di studiare l'interazione, fra tutto questo e soprattutto continuare a sostenere il lavoro di collaborazione tra ricercatori e pazienti, perché questo è fondamentale per fare trial clinici e soprattutto per poter individuare nuove modalità di intervento in futuro. Ebbene, questo ha creato un paradigma che ci ha consentito di creare un centro non solo per la malattia di Huntington, ma anche per molte altre patologie ed è qualcosa che è in corso è il centro per la medicina genomica creato inizialmente per la ricerca genomica, ma se si vuole fare ricerca sulle patologie bisogna sempre cominciare dai malati, dalle loro famiglie. Le caratteristiche cliniche possono poi essere associate alle strategie genetiche per capire quali sono le cause in questo, non solo i geni, ma anche i modificatori dei geni, e per vedere quali sono i meccanismi molecolari utilizzando vari sistemi, per sviluppare terapie, quindi per migliorare anche le tecniche diagnostiche. Questa è la strategia che è stata applicata su molte patologie, con grande successo in alcuni casi, con meno in altri, ma soprattutto l'intento è quello di poter far progredire la ricerca su alcune patologie che non davano speranza in passato, invece per poterle far avanzare sempre di più. Torniamo al Monte Gusella. ecco. Ringrazio quindi tutte le migliaia di malati e di famiglie che hanno partecipato nel corso degli anni perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie. Jimmy, ora... Domanda, una curiosità eh, proprio legata al momento della, della scoperta di questa mutazione. Mercy McDonald, che collaborava attivamente, che era sul pezzo con te in quegli anni, è stata la prima a leggere le triplette che si ripetono. quindi la prima in assoluto a, a, a vedere che questo CAG si espande nella, nella malattia e poi è venuta nel tuo ufficio e te l'ha comunicato facendoti vedere l'esperimento. Ecco in quel momento come avete comunicato questo dato? A chi l'avete detto per primo? Chi è stata la persona a cui avete telefonato, avete mandato un messaggio? I understood Marcy McDonald. I don't have my translation. Ah, ok, sorry. <laughs> No, la mia domanda è, Mercy McDonald è stata la prima che proprio ha visto la ripetizione delle triplette del CAG, quindi è stata la prima nel mondo che ha visto la mutazione. Allora, dunque, quello che cercavamo di fare all'epoca era definire nuove variazioni in quella regione, non sapevamo quale era quella giusta, nel senso che volevamo colmare lacune, volevamo capire quali erano le regioni, volevamo ridurre la regione colpita sempre di più, quindi parallelamente oltre a questo stavamo isolando i geni nella regione e quindi ad esempio in uno dei geni clonati, avevamo trovato la sequenza che mostrava variazioni. Ci siamo detti: qui c'è una variazione, possiamo utilizzarla. Possiamo utilizzarla per vedere appunto se segue un certo schema rispetto ai malati di Huntington. La difficoltà è che l'analisi di queste ripetizioni non è la stessa, nel senso, non, non si può adottare un approccio restrittivo, semplicemente vedere se c'è l'interruzione o meno. E ecco. Però, ripeto, le tecnologie cambiano tantissimo le cose. A quell'epoca c'era una tecnologia che consentiva di amplificare il segmento di DNA, ricopiandolo e poi misurarne la dimensione. E ci, ci rendemmo conto che c'era questa amplificazione di questa ripetizione, altre erano più semplici. Quella ripetizione, invece, era difficile da ampliare. Quindi, cerchiamo di lavorare su questo, eh, di amplificarla, per così dire. E la combinazione magica alla fine fece in modo che riuscissimo a creare un esperimento con tutta una serie di soggetti affetti da Huntington. E l'intento non era quello di vedere la causa, ma semplicemente vedere se rientrava nel 50% sì oppure nell'altro gruppo. E quindi non ricordo esattamente quali furono le due persone, i due. Post dottorandi, Chris Ambrose che poi ha pubblicato tutta la struttura del gene di Huntington e Chris non era il tipo da correre nell'ufficio, ma Nancy invece sì. E come avete comunicato questa scoperta? Diciamo c'è stato un momento particolare, beh, <ride> sono finito nei pasticci per questo. Nancy all'epoca. Allora, dunque, prima mappammo il gene e poi lo clonammo. Ricordo ad esempio, quando prima facemmo la mappatura, e mi ricordo che c'era una piccola cabina telefonica. Credo che lei fosse in Venezuela all'epoca, Nancy, e lei di solito stava in un certo hotel. E mi ricordo che stavamo parlando e non glielo dissi subito. Stavamo parlando e lei stava pianificando un incontro, non ricordo quale. Poi a un certo punto mi disse: Ma perché non facciamo questo, quello? dice: Ma perché non facciamo questo? e dice ma no questo non lo possiamo fare so, potremmo farlo solo se avessimo il gene io ho detto ma adesso ce l'abbiamo e lei si interruppe si, si è muto lì ma subito rimasto un po' così ma poi in realtà era felicissima domande curiosità dal pubblico diciamo ci fermiamo per un breve lancio c'è una domanda c'è una domanda So, abbiamo today, anche the una, una sequenzializzazione delle generazioni future, quindi è ovvio che innanzitutto prima di tutto bisogna raccogliere tutto il materiale, nel senso che non s bisogna raccogliere eh, diciamo, le persone, avere le corti di pazienti, quindi, Quindi bisognerebbe appunto ripartire da lì e ci siamo detti quanto eh, si vorrebbe con le tecnologie che abbiamo oggi. Ci siamo resi conto che con 50 soggetti potremmo definire la regione, avremmo potuto definire la regione, ma non il sito della variazione, questo con le tecnologie che abbiamo oggi, perché questo avrebbe richiesto una settimana. E quindi ci siamo potuti muovere lungo la sequenza conosciuta. E diciamo che il sequenziamento delle generazioni future non è facile. Se guardiamo la sequenza del genoma umano, c'è una sorta di copertura in ogni esperimento. 20-30 volte, quindi non so, vedo un certo sito 20-30 volte, poi quando si va nel gene di Huntington c'è una sorta di calo e quindi non si può essere sicuri, c'è un crollo. Solo nell'ultimo anno si può essere sicuri che la combinazione di software e sequenziamento per la predizione della lunghezza può essere sufficientemente buona e tutto questo può essere fatto in due giorni all'incirca. Quindi mi sembra di capire che c'è anche una possibilità di nuove mutazioni per la malattia di Huntington. È possibile sapere la percentuale di queste nuove mutazioni? Sì. Il modo in cui si ripete e viene trasmessa la malattia non è stabile. Quindi. Se si ha quindi una certa lunghezza della ripetizione, si ha un figlio, ci sono possibilità che quel figlio abbia esattamente, che abbia esattamente la stessa lunghezza della ripetizione. Non è elevata. Quando si parla di nuove famiglie di mutazione, si parla di persone che hanno già una ripetizione molto elevata ma non abbastanza per provocare la malattia ma abbastanza per arrivare in un certo range quindi si può misurare facilmente chi la svilupperà però misurando la lunghezza della ripetizione della popolazione normale ci siamo resi conto che c'è una quota di persone minima che ha più di 30 ripetizioni quindi anche più di 33 quindi queste persone potrebbero essere sottoposte a un rischio potenziale di avere figli affetti da Huntington, però l'entità di questo rischio non è misurabile, cioè questo è il fatto, però c'è un aspetto interessante, geneticamente questo ovviamente non aiuta le persone a sapere cosa succederà, ma se si torna indietro e si osservano in cui sono state descritte nuove mutazioni, spesso ci si aspetterebbe che ciò avvenga su un cromosoma che era nello stesso schema rispetto al 50% che si è visto in tutta la popolazione. Quindi gli antenati comuni affetti da Huntington, ebbene, forse non erano malati ma forse avevano un cromosoma diciamo che era eh, appunto aveva una ripetizione più elevata ma non tale da far sviluppare la malattia quindi la risposta breve è no e la risposta lunga è che forse è con più dati dalla popolazione generale e più dati per misurare il livello di instabilità o comunque il punto in cui la ripetizione cambia quindi Forse potrà darci qualche idea più precisa, ma non adesso. Rispetto all'instabilità, quindi del gene, è vero, che quando il numero di ripetizioni aumenta nelle generazioni nuove ciò avviene di solito quando. La malattia viene ereditata dal padre. Sì, sì, ma è complicato. Se in qualsiasi generazione, se una madre trasmette la ripetizione CAG, la ripetizione può per, può aumentare o ridursi, cioè di solito tende ad aumentare che a ridursi e quindi di solito Diciamo può aumentare di 1, 2, 3, 4 o viceversa, ridursi di 1, 2, 3, 4. Negli uomini, nella maggior parte dei casi, c'è lo stesso schema con un range più ampio, invece di arrivare fino a più 1, 2, 3, 4, fino a più 1, 2, 3, 4, 5, 6 ma più o meno lo schema è lo stesso nella maggior parte degli uomini. Poi c'è un sottogruppo di uomini dove ci sono dei balzi ancora maggiori ed è questo che porta all'idea secondo la quale nei casi di insorgenza precoce di solito c'è una trasmissione da parte del padre. Un'altra domanda, poi giuro che mi taccio. Ho letto eh, sul eh, numero di HDBus di, di marzo che... C'è una situazione strana quando c'è una sorta di eh, elevata interruzione nella sequenza di ripetizioni C a G, c'è una sorta di singhiozzo. E questo potrebbe essere una persona che magari risulta positiva all'Huntington, ma che però non sviluppa la malattia. Quindi, allora, questo è un risultato importante, ma è, è un elemento tecnico, non biologico. Non so, non so se ricordate qualcosa che vi ho mostrato. Se osserviamo la sequenza, abbiamo CAG, 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 poi CAA e poi CAG. Ok? Quindi, CAA. Specifica sempre la glutamina, quindi il numero di glutamine nella prote proteina Huntington è sempre di due volte superiore rispetto al CAG puro, per così dire, nella maggior parte delle persone. Come risultato, quando magari c'è un test diagnostico, almeno fino a poco tempo fa. Bene, non si usava il sequenziamento per il test, si faceva questa amplificazione, quindi si faceva un'amplificazione, si generava una sorta di frammento di una certa dimensione e lì si guardava quante Cag c'erano facendo il confronto con quanto si era fatto prima. Quindi tutto quello che era fatto prima aveva Cag, Cag con Ca e poi Cag. Quindi, quando quel CA non c'era più, e allora la dimensione stimata di CAG sarebbe stata sbagliata perché si faceva un confronto con la cosa sbagliata. Quindi non è, non è che se c'è l'interruzione o non c'è, cambia qualcosa dell'insorgenza dell'individuo. Il fatto che ci sia o non ci sia l'interruzione, eh cambia la dimensione del CAG rispetto a dove è veramente, a quanto è veramente. Quindi, il test deve tenere questo in considerazione. C'è un numero ridotto di individui, qualche punto percentuale di persone che hanno appunto o un cromosoma che ha perso il CA oppure più spesso c'è un CA extra. Quindi in quei casi la ripetizione CAG è più lunga di quella che è in realtà. Ecco perché l'articolo riguardava probabilmente questo, persone la cui ripetizione CAG è indicata come nel range, ma che in realtà hanno due CA, quindi non hanno ripetizione CAG, diciamo hanno una ripetizione CA insomma, che è questa che provoca questa sorta di lettura del test. Sì, buongiorno, ho due domande tecniche e una terza che è solo una curiosità. Una domanda è questa. Che cosa pensa dei primate PCR, delle triplette, che consentono di contare direttamente le ripetizioni CAG invece di appunto, una PCR avanti e indietro classica, diciamo tradizionale, che non fa una conta diretta delle ripetizioni CAG? Ecco, in realtà abbiamo sviluppato un test molecolare per la malattia di Huntington in cui utilizziamo quindi eh, appunto una coda di CAG un reverse primer per 4-5 CAG quindi semplicemente eh, è un'elettroforesi capillare che permette la conta e se la ripetizione ci ha può contribuire forse allora non conosco di preciso questo test ma posso dire che l'amplificazione PCR della ripetizione CAG comincia con un primer quindi che si intersica con la regione in cui c'è l'interruzione e questo può dare alcuni risultati se, se l'interruzione non c'è più oppure se c'è ancora quindi una vera sequenza è quella che, diciamo, andrebbe ottenuta e studiata. Ci sono persone che hanno appunto messo a punto delle tecniche, delle strategie di analisi per farlo che non fanno la riconta ma leggono la CGI da entrambe le direzioni. A Glasgow, ad esempio, c'è una strategia analoga con un software probabilistico che fa la stessa cosa. Altri laboratori stanno generando tecniche analoghe. Ecco, qualsiasi strategia che permette di, reddere, di leggere la sequenza è migliore delle strategie che permettono di analizzare solo un frammento. Questo è il messaggio più importante. L'altra domanda tecnica, di nuovo riguarda diciamo, le malattie giovanili che passano dal padre quindi che sono trasmesse eh, dal padre nell'ipotesi in cui questa abilità meiotica possa essere più forte negli uomini piuttosto che nelle donne ebbene eh, cosa possiamo dire ci sono rari rari casi in cui le persone hanno riportato quindi una trasmissione da parte di madri di questi balzi più importanti, ma molto rari. Ebbene, quando ci sono casi rari, di solito poi sorgono un sacco di domande da parte di altri, ma ecco, forse a qualcos'altro nella Huntington. Beh, rispetto all'instabilità mascolina, ebbene, il maschio, appunto, almeno in base ai casi che ho visto, non ne abbiamo visti molti. I casi in cui appunto. C'è un'insorgenza giovanile, permette di vedere già un'ampia gamma di ripetizioni nello sperma, quindi delle ripetizioni di CAG, quindi l'instabilità si vede già da lì, ad esempio. In altri soggetti maschili, in cui vediamo dei cambiamenti minori, ebbene, forse si può fare una riduzione, però ecco la probabilità. E non posso garantirlo, ma la probabilità appunto, è che sia sempre un altro caso di modificatore genetico che agisce sull'instabilità. Spero sper che appunto, con le stesse strategie genetiche si possa analizzare meglio questo aspetto per capire quali sono le altre differenze genetiche che contribuiscono appunto, a questa uh, maggiore diciamo, diffusione. È ovvio che non abbiamo abbastanza dati per poter dare una risposta, ma speriamo magari di eh, raccogliere sufficiente sperma per fare questi studi. Ecco, non so se magari il numero di mitosi eh, possa appunto avere una correlazione con questo rispetto anche all'apparato riproduttivo femminile, alla riproduzione femminile, quindi che non passa attraverso la mitosi costantemente. Ebbene, un'ultima curiosità ci sono domande tecniche, possiamo magari farle durante la, la pausa del lunch, così diamo okay. la possibilità ai pazienti collegati da Torino di fare domande. Perché ho ricevuto proprio adesso una, una domanda da, ah, okay. da, da loro e eh, quindi okay. vi pregherei no, se è possibile bello. fare così. Dico prima la domanda in italiano, poi la traduco per Jim. Intanto i da Torino ci mandano tanti, tanti saluti, ci ringraziano per questo momento. La domanda è sull'ambiente e come l'ambiente, lo stress, l'educazione, nutrizione possono influire sull'esordio della malattia di Huntington. La domanda è relativa all'ambiente. Come questi fattori influenzare l'insorgenza della malattia di Huntington? Dunque, credo che... Dal punto di vista della genetica... Sappiamo che appunto, ci sono 3 miliardi di basi di DNA che de definiscono un'area finita da osservare. Il problema con l'impatto ambientale, che sicuramente ci, ci sarà, è che non si possono raccogliere dati in anticipo perché non si sa qual è il tipo di ambiente. Quindi, eh, appunto, ci sono grandi studi scusate, che spero raccoglieranno sufficienti informazioni per studiare questo. Ad esempio, ad, non so se ci sono persone che magari assumono farmaci eh, per altri motivi eh, ebbene sarebbe interessante capire se ci sono altri fattori che possono avere un impatto sull'esordio, questo potrebbe darci anche più indicazioni rispetto all'ambiente, quindi il punto chiave sono i dati e, davvero bisogna raccogliere dati sufficienti però sicuramente questo Uh, sarà consentito da delle osservazioni magari uniche anche su pazienti singoli che appunto uh... che è tempo di fermarci per il pranzo eh, ci diamo appuntamento alle 12.20 qui fra una ventina di minuti diciamo ecco se per voi va bene dovremmo farcela Bentornati, riprendiamo i lavori con l'intervento di Roche Italia. Abbiamo con noi Gioia Gillardelli, responsabile dell'area neuroscienze di Roche Italia. Eh, Gioia è medico con esperienza nella ricerca clinica e oggi è qui con noi per parlare della sperimentazione del silenziamento genico, una sperimentazione che sta coinvolgendo molti e è un topic attesissimo. Eh, ripeto, parliamo di sperimentazione, quindi è un farmaco sperimentale, non sappiamo ancora se sarà efficace. C'è una storia di scienza bellissima alle spalle di questo trial clinico, una tra le più solide eh, nel mondo della biomedicina. Lascio la parola a Gioia per raccontarci la sperimentazione e le ultime novità. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie Chiara, grazie davvero per questo invito ad essere qui veramente con la comunità Huntington. È un onore, un'emozione essere qua. Con la eh, possibilità di raccontarvi che finalmente sta partendo e sta partendo anche in Italia il tanto atteso studio di fase 3, che eh, potrà dare continuità e continuazione rispetto agli sforzi che sono stati fatti fino ad oggi. Mi piacerebbe raccontarvi veramente molto in breve ehm, Roche come approccia. Uh, il mondo della ricerca clinica, come struttura le sperimentazioni nel mondo. È eh, chiaramente questa un'azienda uh, che è parte di un gruppo mondiale e credo che la forza di Roche sia proprio quella di mettere in competizione, anche proprio per le risorse, diversi gruppi di ricerca che eh, si muovono su diversi eh, paesi nel mondo con l'obiettivo che poi vinca davvero il migliore. Quindi rispetto a come nacque Roche tanti tanti anni fa, poi nel corso degli anni ehm, c'è stata un'evoluzione proprio anche a livello di vision e mission di Roche ed in particolare con acquisizioni come quella di Genentech in cui abbiamo sicuramente avuto un'evoluzione significativa verso eh, la il disegno e lo sviluppo di farmaci biotecnologici sempre più target e sempre più eh, innovativi e dove abbiamo fortemente voluto eh, una collaborazione strettissima anche con la nostra divisione di diagnostica con l'idea proprio che si possa portare al eh, malato eh, il test diagnostico unitamente poi alla soluzione farmacologica. Uh, in questo interessante studio che si chiama uh, Millennium Trials uh, si vede come uh, le diverse aziende in tutti i filoni in realtà di ricerca, quindi no, non si tratta esclusivamente del mondo farmaceutico, investano in ricerca e sviluppo una quota parte delle loro revenues e quello che eh, mi preme appunto far notare è come il gruppo Roche Genentech investa una quota molto significativa, sicuramente è la prima ad investire tra le farmaceutiche in ricerca e sviluppo eh, proprio perché ehm, l'innovazione è fortemente caratterizzante Assolutamente quello in cui più crediamo eh, rispetto a quello che è il nostro, eh, il nostro remit. In quale aree stiamo lavorando? Stiamo lavorando nell'ambito delle neuroscienze in diversi ambiti, in particolare la neuroimmunologia, che mh, negli ultimi anni ha rappresentato anche il principale nostro focus, con il recente, eh, anche in, la recente emissione in commercio di un farmaco per la sclerosi multipla ma eh, molto importante è il nostro impegno nell'ambito della neurodegenerazione e quindi parlo naturalmente di malattia di Alzheimer, di malattia di Parkinson, ma soprattutto e soprattutto oggi <ride> parliamo di malattia di Huntington. Eh, gli altri ambiti nelle neuroscienze dove stiamo eh, mettendo il nostro effort sono gli ambiti neuromuscolari. Con lo sviluppo di un programma nell'atrofia muscolare spinale e anche sempre nell'ambito neuromuscolare un programma nella distrofia muscolare di Duchenne. Per finire ehm, ci stiamo occupando di neurosviluppo ed in particolare ci piacerebbe tanto portare per la prima volta un farmaco di FIRE che curi davvero ehm, l'autismo. Un aspetto eh, direi molto specifico che ha rappresentato un must have della collaborazione nel programma dell'Huntington è stato un approccio di partnership tra tutti gli attori coinvolti. E questo, così come citavano i relatori illustri che hanno parlato prima di me, è un qualcosa di fortemente caratterizzante questo ambito, dove eh, i ricercatori, i medici, i pazienti, i familiari, le associazioni dei pazienti e dove anche i gruppi cooperativi um, e le, le, assolutamente anche le autorità regolatorie hanno un ruolo chiave proprio quando lavorano insieme. Questo è stato qualcosa che anche a livello internazionale... È assolutamente stato un elemento distintivo del programma di questo farmaco nell'Huntington che stiamo sviluppando e che oggi è ancora noto con la sua sigla, ovvero RG6042. Eh, Venendo un pochino di più al nostro contesto italiano, vi mostro, um, vi mostro una diapositiva che rappresenta un po' qual è l'approccio di Roche Italia rispetto al mondo dei pazienti, questo in generale nelle varie patologie. Um, C'è sempre di più, da un paio di anni a questa parte, la volontà di coinvolgere uh, i pazienti, intesi come associazione di pazienti, ma anche come pazienti expert diciamo nelle eh, valutazioni molto preliminari che noi facciamo quando sviluppiamo i nostri farmaci quindi parlo di veri e propri coinvolgimenti in attività quali advisory board veri e propri coinvolgimenti nel disegno dei protocolli clinici Um, e poi cambiando un po' l'ambito rispetto alla ricerca e spostandoci più sul tema dell'educazione e della formazione, qui le collaborazioni possono davvero essere molto uh, importanti, mh, consentendo poi di unire, uh, di unire le forze. Non ultimo, l'importanza di uh, essere uniti quando naturalmente parliamo con le istituzioni e quindi quando uh, vogliamo anche lavorare per consentire un rapido in particolare rispetto ad altri paesi più veloci di noi di nuove molecole che possono anche cambiare l'evoluzione eh, delle malattie. Um, più specificatamente arriviamo adesso al programma Huntington. Um, risale ancora al 2013 l'accordo Ionis e Roche. Ionis è un'azienda biotech che ha sviluppato, che ha disegnato la molecola sperimentale che poi è stata selezionata per lo sviluppo successivo. Nel 2015 è finalmente stato possibile iniziare il primo studio clinico nell'uomo, quindi parlo di uno studio di fase 1-2a che eh, poi si è concluso nel 2017. Nel frattempo si sono anche sviluppati dei modi innovativi per valutare eh, l'andamento dell'antintina, eh, del, eh, dell'MHTT, nel, eh, nel liquore in particolare, e anche di endpoint clinici innovativi che mh, un domani potranno eh, possibilmente anche essere valutati con delle tecnologie digitali. Arrivando ai tempi più recenti, quindi al 2018, ehm, arriva la notizia sicuramente più eh, entusiasmante, ovvero quella della partenza dello studio di fase 3. Lo studio di fase 3, ben sapete, è lo studio da cui ci si attende poi la registrazione del farmaco e questo eh, rappresenta per la comunità la possibilità che un farmaco sperimentale possa diventare poi realtà nella pratica clinica. La strada vedremo poi anche nelle diapositive successive, purtroppo ancora lunga, lo studio sta partendo ora, sta partendo ora anche in Italia, dovrà esserci davvero l'impegno di tutti, dei pazienti in primis, dei familiari e dei medici. Eh, per portare a compimento questo studio con le sfide che eh, alcuni aspetti significativi rappresentano. Due parole per eh, raccontare il meccanismo mh, di funzionamento, il meccanismo di azione di questo, di questo farmaco. L'RG6042 è un oligonucleotide antisenso. Si tratta di una sequenza di DNA che è complementare al RNA mh, mutato che caratterizza proprio eh, il malato che ha eh, la malattia di Huntington. Cosa fa questo oligonucleotide antisenso? Va in un certo senso a legarsi formando un ibrido con l'RNA mutato. E andando a in questo modo silenziare il gene, cioè impedisce che da questo mRNA mutato venga tradotta la proteina mutante. Um, questo fa sì che... Um, L'ibrido che si forma viene degradato, riconosciuto come qualcosa che non è, diciamo così, normale, venga così um, eliminato, e con appunto la conseguente diminuzione dei livelli di proteina. Um, è sempre più evidente come la proteina mutante sia patogenetica e quindi come questa proteina possa rappresentare um, un elemento um, di grande attenzione poi per poter um, andando a ridurla, modificare la storia uh, di questa patologia. Questo è ancora assolutamente da verificare nella clinica e quindi gli studi che ci sono in corso, non solo lo studio di fase 3 registrativo, ma anche degli studi di storia naturale andranno a confermare, ehm, a confermare queste ipotesi. Prima di parlarvi dello studio di fase 3 vorrei condividere ehm, la breve Breve, perché si trattava di uno studio di breve durata, esperienza dello studio di fase 1-2A. Questo è stato il primo studio possibile nell'uomo con l'RG, um, è iniziato nel 2015, si è concluso nel 2017 e ha arruolato 46 pazienti che sono stati divisi nella, permettetemi, allocazione. Um, al farmaco sperimentale oppure al placebo con l'obiettivo di andare a valutare diversi livelli di dose uh, al fine di identificare problematiche a livello principalmente di sicurezza e di tollerabilità. C'erano poi altri obiettivi secondari che erano quelli di vedere la farmacocinetica del farmaco, ovvero un po' come il farmaco si comporta nell'organismo umano da tanti punti di vista e obiettivi assolutamente esploratori, quindi ehm, che potevano porre le basi per eventuali studi futuri nell'ambito della ehm, valutazione della proteina eh, mutata nel liquido cefaloracudiano la farmacocinetica nel sangue, gli outcome clinici, quindi misure più di efficacia clinica e valutazioni su ambiti legati a biomarcatori, anche radiologici, e valutazioni quali l'elettroencefalogramma. Qui vedete in questa diapositiva il disegno di questo studio, uno studio impegnativo nel senso che eh, il farmaco ha, eh, lo diciamo con estrema trasparenza e franchezza, la limitazione di poter essere somministrato esclusivamente attraverso la via intratecale. Questo perché non sarebbe in grado di superare la barriera ematoencefalica e di raggiungere quindi il, la sede dove deve esplicare la sua azione e quindi deve essere somministrato eh, a livello intratecale. Quindi nello studio di fase 1-2 le somministrazioni venivano eh, previste una volta al mese per la durata di quattro somministrazioni. Ehm, in occasione eh, delle somministrazioni vi era anche ehm, la puntura lombare per fare una eh, raccolta di liquor ai fini poi delle valutazioni che abbiamo visto negli endpoint e i pazienti avevano alla conclusione dello studio la possibilità, tutti anche i pazienti che erano allocati. Ehm, al braccio placebo di entrare nel, um, nella fase di open label extension, ovvero quella fase che uh, consente una somministrazione più duratura e dalla quale ci si aspetta di vedere se ci possono essere a lungo termine problematiche a livello di sicurezza e di tollerabilità. Questo finora fortunatamente non si è visto. Siamo di rientro dal congresso che c'è stato la settimana scorsa a Filadelfia e dove appunto hanno mostrato i dati a nove mesi di questo Open Label Extension. E i dati della, sulla tollerabilità e la sicurezza sono dati confortanti, tanto che hanno assolutamente confermato la volontà di partire con lo studio registrativo di fase 3. dicevamo che per questo studio l'obiettivo primario era quello di valutare la sicurezza e la tollerabilità. Dimostrate nel chiaramente breve periodo delle quattro somministrazioni, tra gli obiettivi secondari vi era quello di vedere cosa succedeva alla proteina mutante eh, nel eh, liquor eh, cefalo-rachidiano. Eh, Quindi, questi risultati vi fanno vedere in maniera molto anche Impattante e graficamente visibile: come all'aumentare della dose, quindi lo studio era uno studio che indagava, come si diceva, più dosi, all'aumentare della dose la proteina dall'inizio dello studio alla fine delle somministrazioni eh, si riduceva. Lo stesso ehm, e quindi la correlazione tra l'effetto e la dose. Lo stesso, la stessa diminuzione si vedeva anche eh, rispetto all'ottica temporale, quindi mano a mano che aumentavano le somministrazioni di farmaco, la proteina mutante scendeva e questo lo si è visto con le due dosi che poi sono quelle farmacologicamente attive, pari a 90 mg e pari a 120 mg. Vedremo poi nelle diapositive successive come la dose che è stata selezionata per il trial di fase 3 è la dose di 120 mg quindi sicuramente quella farmacologicamente più eh, efficace concludendo rispetto allo studio di fase 1-2 Uh, RG6042 è stato ben tollerato a tutte le dosi valutate, questo era l'obiettivo primario dello studio, quindi è in realtà l'elemento più forte su cui possiamo essere, um, possiamo essere confortati. RG6042 ha mostrato una riduzione significativa della proteina mutata nel liquor. Non sono state osservate differenze significative nelle misure che erano appunto esploratorie, non erano previste come obiettivi veri e propri dello studio, nelle misure di beneficio clinico rispetto al placebo. Quindi rispetto all'outcome clinico, rispetto a quanto la molecola può fare sugli aspetti clinici, tutto si dovrà mh, vedere nel trial di fase 3. Questo è un aspetto molto importante mh, da ricordare. Tutti i partecipanti allo studio sono passati allo studio di estensione in aperto che valuterà gli effetti del trattamento a più lungo termine. Ricordo che questo studio durava soltanto eh, praticamente quattro somministrazioni a distanza di un mese, quindi durava in totale 13 settimane. I risultati supportano l'inizio di uno studio più lungo ed ampio che si chiama Generation HD1, per valutare il beneficio clinico e la sicurezza a lungo termine. Quali sono a questo punto le domande che restano e che necessitano di una risposta il <ride> più presto possibile e con la massima solidità possibile? Sicuramente la valutazione più mh, a lungo termine, quindi quali sono gli effetti della riduzione della proteina mutata, in un periodo più lungo di 13 settimane, così come invece valutato nello studio di fase 1-2. Quindi, lo studio valutava soprattutto la safety e la tollerabilità. Dobbiamo vedere cosa succede poi quando la somministrazione va oltre. Il beneficio clinico abbiamo visto e siamo confortati sul aver eh, identificato la dose più efficace e siamo tranquilli sulla sicurezza di questa nel breve. Il beneficio clinico è assolutamente tutto ancora da eh, essere dimostrato. Per quanto riguarda la sicurezza, siamo stati come abbiamo più spesso più volte mh, sottolineato, confortati da questo primo studio di 13 settimane, dovremo vedere se ci possono essere delle problematiche di sicurezza nel più lungo eh, periodo. E poi la dose. Abbiamo detto che lo studio di fase 1-2 prevedeva una somministrazione intratecale una volta al mese. Tutti noi ci auguriamo che sia possibile poter dare un'efficacia. Eh, significativa riducendo le somministrazioni perché chiaramente una somministrazione intraticale una volta al mese diventa molto impegnativa per eh, il paziente cosa succede ora? Eh, abbiamo eh, completato lo studio di fase 1-2a con l'inclusione di 46 pazienti proseguiamo con il programma global globale di sviluppo Avremo, come già citato, l'estensione in aperto dello studio, in aperto perché questa estensione non prevede più che ci sia il famoso cieco. Quindi nello studio di fase 1 il medico e il paziente non sapevano se stavano prendendo la dose attiva oppure se stavano prendendo il placebo. Eh, nello studio di estensione chiaramente parliamo di aperto perché i pazienti sanno che stanno prendendo il farmaco attivo. È in corso, non in Italia, uno studio di storia naturale eh, sulla malattia di Huntington. Questo è uno studio molto importante perché andrà a valutare come la mh, proteina mutata eh, va a correlare con gli, clinici, con gli outcome clinici. Quindi quanto è importante? la proteina mutante rispetto all'evoluzione della malattia. E poi finalmente il Generation HD1, lo studio di fase 3 registrativo che ci auguriamo possa portare il farmaco alla pratica clinica. Se l'evoluzione di tutto questo pacchetto di informazioni e di dati continueranno come è oggi a confortare la comunità scientifica e quindi le autorità, regolatorie continueranno ad approvare di buon grado gli studi nuovi che vengono proposti, Pas partirà un altro studio che si chiama Gen Extend e che sarà uno studio di estensione rispetto ai trial precedenti e che accoglierà tutti i pazienti che escono dagli studi clinici in modo tale da garantire una continuità. Quindi il paziente che finisce lo studio non è che poi interrompe il farmaco e torna a casa sua senza farmaco. Quel paziente lì che ha finito lo studio entra in un'estensione e continua, diciamo così, ad libitum fino a che ne giova eh, il farmaco in questa fase di estensione. Ci sono adesso alcune eh, importanti diapositive proprio sullo studio, sullo studio Generation HD1 e che eh, partirà in Italia a brevissimo. Sappiamo che più o meno entro un mesetto ci dovrebbe essere a livello pubblico l'informazione di quali centri sono. Sappiamo anche che in Italia questi centri un po' informalmente sono già a taluni noti, quindi non vogliamo farne eccessivo segreto, quindi poi chi avesse delle curiosità insieme anche all'associazione potremo rispondere alle domande. In ogni caso, come dicevo, tra un mese le informazioni saranno decisamente anche più accessibili perché saranno pubbliche sul Clinical Trial Gov, che è il portale dove ci sono registrate tutte le sperimentazioni mondiali. Questo è il disegno e eh, davvero mi dà un mo momento di felicità nel poter finalmente dire che a seguito di un emendamento che è stato ehm, proposto a marzo del 2019 è stato possibile rivedere i bracci, si chiamano così i bracci, i gruppi diciamo, di confronto in questo studio e andare a eliminare la popolazione di pazienti che avrebbe preso la somministrazione una volta al mese. Quindi lo studio arruolerà in 15 paesi nel mondo um, un numero di 660 partecipanti che saranno divisi in maniera randomizzata, quindi sapete che questa è una procedura che protegge rispetto al rigore metodologico della sperimentazione, quindi questi pazienti saranno attribuiti con un metodo casuale a tre gruppi di trattamento, tra cui un gruppo di trattamento con il farmaco somministrato in tratecale ogni due mesi, un gruppo che lo riceverà ogni quattro mesi e un gruppo che riceverà il placebo. Um, I pazienti partecipanti saranno pazienti con una diagnosi clinica di Huntington eh, manifesto età tra i 25 e i 65 anni, un punteggio cap maggiore di 400, un independent scale maggiore o uguale a 70 e in grado di deambulare e di parlare. Um, saranno i pazienti appunto con Huntington Manifesto dai quali noi ci aspettiamo di poter vedere dei risultati clinicamente rilevanti. Quali sono le sfide principali di questo programma? Si tratta di uno studio molto complesso. Commentavo oggi con le colleghe, leggendo in maniera molto fine, le credo 150 pagine di protocollo, eh, che mh, è il primo protocollo che vedo con questa complessità. Eh, non lo dico per spaventare, lo dico per. Ehm, generare la giusta aspettativa. È un protocollo complesso perché la materia è molto complessa, dobbiamo raccogliere dei dati che ci possano fornire delle risposte certe eh, e quindi mh, il rigore metodologico e l'ampiezza di valutazioni che questo protocollo va ad, ad abbracciare è notevole sarà importante che il protocollo, lo studio si porti a compimento perché se iniziamo ma poi nel corso dello studio si perderanno dei soggetti perché voi non si sentiranno di fare queste procedure voi non si sentiranno giustamente anche di ricevere queste somministrazioni intratecali purtroppo eh, lo studio potrebbe essere a rischio di non mostrare eh, alcun tipo di eh, risultato. Quindi il messaggio è sicuramente quello di avere un confronto molto molto ehm, attento e mh, profondo con il proprio medico specialista nell'affrontare la tematica di questo eh, possibile studio. La via di somministrazione, abbiamo già parlato a lungo di questo, e poi anche il discorso del placebo. Questo qui è chiaramente uno studio che ha un braccio dove eh, i pazienti non riceveranno... Uh, il farmaco attivo ma riceveranno il placebo. Questo è molto importante perché ci permette di escludere quelli che si chiamano i bias, quindi l'avere un braccio con il placebo è di nuovo una garanzia metodologica um, rispetto all'eliminare um, alcuni bias uh, che potrebbero essere impliciti poi se non in un disegno alternativo. Cosa si può concludere dal eh, Generation HD rispetto alla sua fase di attivazione? Sicuramente che abbiamo la speranza che le terapie che riducono i livelli di antintina possano aiutare i pazienti con HD. E a questo punto mi piace citare le parole del professor Mustacchi che diceva che non dobbiamo solo dire che abbiamo speranza. Abbiamo speranza ma mettiamo tanto impegno, quindi eh, aggiungerò e modificherò questa slide per dire che abbiamo la speranza e che metteremo l'impegno massimo per far sì che questi primi riscontri si traducano in quanto di più solido la scienza ci permetterà di dimostrare. I dati ad oggi disponibili supportano la possibilità di continuare a studiare clinicamente il farmaco nella malattia di Huntington e questo è confortante e la sicurezza e l'efficacia di RG 6042 sono al momento in corso di valutazione estensiva nel programma globale di sviluppo. Questo è un programma che è stato condiviso sia con le autorità europee, quindi con EMA, eh, l'Agenzia europea per i medicinali, e anche con l'americana FDA. Quindi è davvero un programma estensivo che mh, metterà, speriamo, d'accordo un po' tutto il mondo su, su quello che è il suo disegno. Uh, un'ultima nota riguardo a dove trovare le informazioni perché in un mondo dove c'è tantissima velocità, i social, le informazioni però non sempre è facile <ride> trovare l'informazione facilmente cioè rapidamente perché le informazioni sono spesso disperse per quanto riguarda questo studio sicuramente le informazioni si troveranno nel portale clinicaltrial.gov di cui qui avete la mh, dicitura e anche in un sito che abbiamo come Roche predisposto ad proprio per i pazienti e i loro familiari con informazioni che vengono date in maniera appunto adatta ad essere comprese eh, anche non essendo magari super specialisti eh, medici della, della patologia. E con questo ho finito, chiedo a Chiara se vuole <ride> magari commentare o se chiunque eh, ha commenti, domande, curiosità. c'è qualche domanda dal pubblico a cui darei la precedenza sì prego eh, grazie eh, volevo chiedere i pazienti placebo loro non sanno che stanno prendendo placebo giusto? cioè come è fatta la scelta? cioè è aleatorio? o ci sono criteri? Oh. Allora, il paziente che riceve il placebo non saprà che riceve il placebo, nemmeno il suo medico lo saprà, quindi la valutazione viene fatta in doppio cieco. Uh, c'è un comitato indipendente che deve assicurarsi che non ci siano problematiche di safety e loro sono gli event eventualmente gli unici che hanno la possibilità di richiedere quello che si chiama lo smascheramento del cieco se si sospetta che ci sono dei problemi di sicurezza. Questo lo dico perché è import molto importante che ci sia, quindi non è che questo cieco fa sì, facciamo le cose alla cieca, non sappiamo, c'è naturalmente una massima attenzione a tutto. Quello che può eh, rappresentare eh, una criticità in termini di sicurezza. I, la, al, in termine tecnico si chiama proprio allocazione dei pazienti, dei soggetti dello studio ai vari bracci di trattamento viene fatta con la procedura della randomizzazione. Questa è una procedura per cui con un sistema telematico praticamente eh, in maniera casuale c'è l'allocazione. Delle, dei, dei partecipanti ai bracci, quindi non c'è un intervento di natura eh, progettuale, non so come dire, è proprio una cosa casuale che quindi garantisce una distribuzione il più possibile ehm, indipendente da qualsiasi tipo di eh, valutazione soggettiva. Ci sono altre domande? Sì. Sì, oh, qui, qui. sì ho due curiosità. Eh, la prima riguarda i livelli della proteina non mutata nei, nel trial fatto finora, nel senso che anche i pazienti hanno anche una copia wild type, quindi producono anche la proteina non mutata. Mi chiedevo se quella fosse mh, influenzata dal trattamento. E la seconda curiosità, lo dico subito, eh, chiaramente ci sono stati degli studi preclinici che hanno dimostrato l'efficacia non solo in ridurre i livelli di proteina mutata ma anche mh, fenotipici. Le riduzioni osservate nei pazienti sono paragonabili o meno a quelle osservate negli studi negli animali? Grazie. Bene, grazie per questa domanda. Mm. Il farmaco è un farmaco che silenzia il gene, non è allele specifico, quindi riduce la proteina mutata così come riduce anche la proteina wild type. Eh, questo è chiaramente un punto di attenzione che è stato identificato anche dagli esperti negli steering committee, questi comitati di esperti che ci devono come azienda accompagnare. Um, è stato un punto d'attenzione fin dall'inizio, quindi stiamo monitorando attentamente questo aspetto. Finora non ci sono stati elementi di preoccupazione. È chiaro che bisognerà osservare nel lungo termine. Io credo che un indice che possa aiutare nel monitorare se e uh, tutto in un certo senso nel range della sicurezza è anche il monitoraggio dei neurofilamenti che sono un indice chiaramente di, uh, di sofferenza. Um, C'è uno studio su questi neurofilamenti che rappresentano un biomarcatore osservato sia nello studio di fase 1-2 che sarà anche nello studio di fase 3 e che um, tendono in un primo momento ad aumentare quindi facendo ipotizzare che ci possa essere qualche problemino, ma poi si stabilizzano completamente. E soprattutto non si associano a nessun tipo di evento avverso spe spe uh, specifico. Um, e quindi questo è. E la seconda domanda era relativa all'entità della riduzione. Okay. Allora, mh, sono stati anche presentati a al, Philadelphia, all'American Academy, dei dati, su un PKPD model, quindi un modello di farmacocinetica e farmacodinamica, che si sono fondati in parte sui dati preclinici, in parte sui dati a nove mesi dello studio di estensione del fase 1-2A e che hanno mostrato che nel fase 1, quindi nella clinica, um, la riduzione ottenuta che è dell'ordine del 40-50% um, è anche superiore rispetto a quella riduzione che nell'ambito preclinico ha fatto sì che potessero essere evidenziati dei benefici clinici. Uh, come ho detto mh, mh, gli outcome clinici erano soltanto degli endpoint esploratori quindi lo studio non era disegnato per dimostrare nulla a quel livello. Non c'è stato nello studio di fase 1 2 alcun tipo di. Eh, non c'è stata alcuna correlazione tra la riduzione della proteina e il beneficio clinico. Abbiamo un'altra domanda, sì, lì, prego. Sì, grazie. Um, volevo chiedere riguardo al monitoraggio, le ha detto che verrà valutata nelle varie fasi eh, i livelli della proteina all'interno dell'iquar. Ho capito mm -hmm. bene. E, e quindi c'è nel liquor, liquor libera, extracellulare, um, Non so dirle tecnicamente perché ah. ho più una familiarità con gli aspetti clinici okay. uh, se sarà la proteina citoplasmatica o la proteina extracitoplasmatica. Posso okay. però prendere nota della sua domanda e farle avere tutte le informazioni del caso. Sì, o che è un contatto con magari l'ufficio tecnico che ci sì, dà, Sì, 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 no? sì, certo. Grazie. Bene, vorrei aggiungere un commento a, a termine di questo speech così interessante. Ed è dire che è un momento particolare questo per le sperimentazioni cliniche dell'antinto. Oggi abbiamo avuto la possibilità di sentire direttamente da Roche il nuovo trial Generation One, ma. Ci sono altre molecole sperimentali all'orizzonte che nascono da storie di scienza clinica, eh, scienza preclinica molto interessanti. E tornando alla specificità, quindi a questo antisenso, eh, spegne sia la copia sana che la copia mutata del gene. La copia sana. Eh, sappiamo che è importante per la vita, è importante per, per il cervello, quindi eh, l'idea è quella di, di preservare la copia sana più a lungo. Eh, questo trial è fantastico, apre la strada e eh, ci dice che una molecola iniettata per via spinale raggiunge il cervello e spegne un gene mutato. È pazzesco, è quasi fantascienza. Il prossimo step sarà studiare una molecola specifica che eh, riesce a colpire solo la mutazione, quindi solo il gene con il tratto espanso e si sta studiando in questa direzione. Ci sono oltre a Roche altre case farmaceutiche che si stanno impegnando in questa direzione. Per ora non ci sono trial clinici, c'è eh, ricerca preclinica e c'è lo studio di, eh, che ci dimostra che appunto, abbiamo la possibilità di, di aprire più fronti. Quindi in questo trial, in questa molecola sperimentale, poniamo tante speranze, ma quello che volevo appunto ricordare oggi è che questo studio, questi risultati hanno aperto un mondo, hanno aperto tante altre strade che sicuramente sia gli scienziati che i clinici percorreranno senza porsi alcun limite, perché l'obiettivo di sconfiggere la malattia di Huntington è assolutamente prioritario per questa comunità. Volevo solo dire questo, grazie ancora. Se noi, mi è consentito prendere ancora un minuto, eh, vedo che ci sono tanti interessi proprio anche da parte di ricercatori, giovani ricercatori. Eh, volevo segnalare che come Roche abbiamo istituito un bando per i giovani ricercatori eh, e che eh, vi renderò noto um, attraverso... Sanno già tutto, benissimo. Forza. Eh? Ok e che ehm, può aiutare la ricerca indipendente su appunto aree, sicuramente questa dell'Huntington è un'area molto molto interessante. Grazie. Ok, diamo ora voce ai neurologi, genetisti e psicologi che lavorano, che operano su questo territorio. Con noi oggi sono presenti Angelo Antonini, neurologo del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova, poi abbiamo Bisacchi Patrizia, psicologa del Dipartimento di Psicologia Generale, Palomba Daniela, medico chirurgo specialista in psicologia medica. Abbiamo un team multidisciplinare che si può occupare di malattia di Huntington, che è già attivo in un centro qui a Padova, che tra l'altro è di riferimento per tutto il Triveneto. Con uh, un'esperienza consolidata nei disturbi del movimento. Invito Angelo Antonini che brevemente. brevemente vi racconterà che cosa questo team uh, può fare per venire incontro ai bisogni dei malati e delle famiglie. Beh, molto, molto brevemente, perché non abbiamo tempo, uh, inviterei anche magari gli altri parte del team, lo facciamoci vedere, dai, siamo in 5-6. Eh, diciamo che in realtà diciamo, è fantascienza, però, noi già questo tipo di terapia. La facciamo nella SMA 1, nei bambini con la SMA attraverso, eh, quindi questi antisenso esistono e sono somministrabili. Poi Non so se avete visto i risultati che hanno aumentato la sopravvivenza in bambini eh, con, la terapia, eh, con la SMA di tipo 1. Quindi diciamo, Il motivo per cui siamo qua oggi è più che altro per farvi vedere che eh, grazie al all'input all che abbiamo ricevuto eh, dall'associazione dall Huntington ci ha dato l'opportunità di, di metterci insieme, mh, diciamo, già, ci siamo sempre occupati di Huntington qui ma non in maniera molto strutturata, eh, il nostro gruppo su disturbi e movimento ha iniziato un'attività più strutturata soltanto negli ultimi 4-5 anni, abbiamo cominciato dal Parkinson, e... però abbiamo deciso, eh, grazie all'input di Chiara, anche di estenderlo eh, alla Corea di Huntington in maniera tale da offrire eh, un, un team che possa prendersi carico eh, non solo dei, dei pazienti eventualmente eh, un giorno della sperimentazione per la quale per il momento abbiamo fatto un accordo con il gruppo di Bologna, per cui chiunque fosse interessato, eh, sono d'accordo con Pietro Cortelli, che è ben disposto eh, ad accettare i pazienti Huntington di Padova e del Veneto che vengono da noi per poter eventualmente partecipare al trial nel caso in cui siano soddisfino i criteri di inclusione. Più che altro volevo farvi mostrare l'expertise e passare la parola a ognuno dei, eh, dei partecipanti. Comincerei dal professor Salviati perché Leo è stato quello che ha implementato il test genetico eh, dell'azienda ospedaliera. Leo, come funziona il test genetico? Il test genetico è uno dei kit commerciali che sono marcati CIVD, per cui per... Eh, anche per la delicatezza del, del, dell'argomento, abbiamo un test che è sperimentato sicuro, sicuro nel senso del, della bontà dei risultati. Facciamo circa 30-40 casi all'anno nell'ultimo periodo e devo dire che l'impressione è che con con il diffondersi delle, delle, delle informazioni su questi trial che stanno partendo, abbiamo avuto un aumento di richieste negli ultimi, negli ultimi periodi. Un po' come è successo eh, eh, Angelo accennava alla SMAC, anche noi facciamo comunque la diagnostica per quest'altra malattia, che quando, da quando è partito il, 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 il trial, clinico, neanche il trial clinico, proprio la terapia standard, siamo invasi da campione. Per cui i tempi di risposta sono nel giro di un 15-20 giorni e poi noi facciamo anche il servizio di consulenza prima e dopo il test. Okay. Quindi riguarda questo, proprio partendo dal fatto che diciamo, se ci sarà un trattamento l'unico ospedale veneto autorizzato sarà il nostro per poterlo somministrare nell'Huntington, proprio eh, come sta succedendo nelle altre malattie rare, eh, abbiamo cercato di ampliare il team eh, coinvolgendo neurologi che fossero esperti eh, in genetica e la dottoressa Carecchio. È arrivata da poco da noi, dal Besta, eh, dove ha lavorato nelle malattie eh, neurodegenerative in ambito pediatrico, Miriam. Buongiorno a tutti, io sono Miriam Carecchio e sono qui da circa un anno eh, come ricercatore, lavoro insieme al professor Antonini. Io mi occupo di disturbi del movimento, che sono sempre stato, stata la mia passione, diciamo, all'Istituto BESTA è un messaggio che mi interessa mh, trasmettere. Io ho fatto un dottorato su disturbi del movimento pediatrici. La malattia di Huntington può essere anche una malattia pediatrica, che è, come qualcuno di voi immagino saprà può manifestarsi prima di 18 anni ed è ancora più difficile trovare persone che la sappiano riconoscere, gestire e trattare. Quindi mi fa piacere, oltre a tutte le tematiche a cui si è fatto riferimento questa mattina, darvi anche l'informazione che, insomma, venendo a Padova... Cerco, ho cercato di dare il mio contributo anche sull'aspetto pediatrico di questa malattia. Quindi, io mi occupo in particolare di malattie genetiche e collaboro strettamente anche con il professor Salviati sugli aspetti di consulenza clinica. Ok, quindi, poi, diciamo, nel team, eh, ovviamente, questa esperienza, io sono arrivato solo di, abbastanza di recente eh, qui a Padova. La professoressa Cagnine, che si occupa di, di, disturbi, di malattie, di disturbi cognitivi e comportamentali aveva già iniziato da molti anni eh, a raccogliere persone eh, con Corea di Huntington e un, insieme stiamo cercando appunto di, di avere un approccio anche che copra eh, la valutazione cognitiva eh, e comportamentale. Non è chiaro, dire qualcosa? Sì, vabbè, noi abbiamo una relazione di anni con l'associazione eh, di Coria di Huntington e adesso ovviamente eh, siamo un po' più organizzati di quanto lo eravamo una volta. Io, mi occupo di malattie neurodegenerative con alterazioni del comportamento e cognitive, quindi per definizione sono un po' al centro di una malattia come questa e, e quindi fa, ci, ci, mi sembra che il trio psichiatra, neurologo del movimento, neurologo dei disturbi cognitivi sia un trio che deve lavorare soprattutto in questo tipo di malattie in maniera molto sinergica. Quello che diciamo un po' ci ha caratterizzato, eh, lo psichiatra lo lasciamo alla fine. perché... Eh, è il fatto che noi abbiamo anche una importante università, l'avete sentito prima, e direi su questo eh, abbiamo una collaborazione che mi ha coinvolto personalmente, eh, perché diciamo, il primo insegnamento che ho avuto a Padova è stato alla scuola di psicologia eh, generale, e quindi eh, la prima cosa che abbiamo pensato proprio sia nel Parkinson che nella Corea di Huntington è quella anche di formare eh, del, delle persone, dei giovani, eh, quindi sia come laureandi, eh, che anche nelle scuole di specializzazione. Quindi qui ho le due eh, mie amiche, mi permetto di definirle, sicuramente Patrizia si ci più a lungo, eh, e Daniela un po' di meno, però diciamo fondamentalmente con i quali che sono le responsabili delle scuole di specializzazione di psicologia. Quindi non basta essere solo psicologi, noi eh, a Padova cerchiamo di fornire agli psicologi un percorso triennale dopo che sono certificati per poter entrare nel mondo del lavoro in maniera più strutturata. E quindi Daniela vuol dire prima cosa, tu forse diciamo che sei più la scuola di psicologia clinica, eh, che riguarda quindi anche un po' il counseling, il supporto psicologico, psicoterapico ai familiari e la gestione delle, delle problematiche. Sì, eh, io sono diciamo eh, in questo momento la persona che... Forse è più addentro rispetto al percorso di riorganizzazione delle scuole di specializzazione che sono taciute per molti anni, si sono finalmente riattivate. Le due scuole di specializzazione di cui parliamo sono di psicologia clinica e di neuropsicologia. E eh, queste sono collegate, questa è una cosa che ancora forse va detta: che questa università è la prima università che ha anche istituito un servizio di servizi clinici psicologici universitari di Ateneo e che e quindi è, eh, sarà. Supponiamo e speriamo che potrà essere il luogo attraverso il quale anche potranno essere sviluppati programmi eh, di eh, appunto, aiuto psicologico e di intervento psicologico anche per questo disturbo. Eh, io poi personalmente mi occupo di emozione, di regolazione dell'emozione, di disturbi dell'emozione. Sappiamo che questi sono un elemento centrale all'interno della malattia di Huntington. Eh, che a volte anzi nascondo, vengono nascosti dai disturbi neuromotori, ma che appunto poi invece eh, hanno un loro impatto. Eh, mi riallaccio a una cosa che è stata detta prima: eh, ma è possibile che situazioni emozionali, stress, ambientali incidano sulla genesi della malattia? Forse questo non lo sappiamo, ma sappiamo invece che questi incidono sulla progressione della malattia. Esistono modelli animali molto importanti che ci dicono che la reattività emozionale, lo stress e alcune variabili ambientali possono incidere sulla progressione del disturbo. Quindi noi vorremmo mettere anche al servizio di, questa, eh, di questo gruppo anche possibilità di ricerca in questi settori. Colgo l'occasione per ringraziare già Alice Boschetto, Antonio Catarinella e Sara Bianconi che sono i primi specializzanti dell'antipsicologia che entrano in questo progetto. Ottimo, quindi Patrizia vuoi aggiungere sì, qualcosa per quanto riguarda la componente cose, neuropsicologica? Sono Patrizia io mi occupo di neuropsicologia eh, e eh, sono il presidente del corso di laurea di neuropsicologia clinica e neuroscienze cognitive in cui il professor Antonini insegna. E, mh, sono anche all'interno eh, del direttivo dell'associazione Parkinson Padova e insieme ci occupiamo già da parecchi anni di interventi. Eh, sia diagnostici, valutativi che riabilitativi dal punto di vista cognitivo eh, della malattia di Parkinson e anche della malattia di Huntington. Qualora eh, sono d'accordo con Daniela, che è mia collega, io faccio parte della scuola di specializzazione in neuropsicologia e i tre specializzanti sono misti tra le due scuole, eh, quindi, no, no. Eh, quindi siamo disponibili a poter collaborare, sia come sostegno eh, dal mio punto di vista più cognitivo che non clinico. Ma eh, discutiamone insieme e vediamo quali sono gli apporti che possiamo dare e l'ultimo, diciamo, ma non last but not least, è il mio amico Giorgio Pigato, Giorgio è psichiatra, con lui abbiamo aperto il primo ambulatorio multidisciplinare insieme ad Anchiara Cagnin, noi tre ci vediamo due volte al mese per discutere per l'appunto e la terapia e la gestione eh, di pazienti quando si presentano delle problematiche che sono a cavallo tra eh, la componente motoria la componente comportamentale la componente cognitiva e questo ambulatorio attualmente diciamo che mi risulti è uno dei pochissimi in Italia eh, che quindi abbiamo visto anche diversi pazienti ovviamente con Corea di Antiton per occasionalmente discutere, approfondire eh, in un team multidisciplinare nello stesso giornata eh, questo tipo di condizione Fa piacere essere qui, ringrazio Angelo e anche Anna Chiara con cui condividiamo da anni, io come psichiatra e loro come neurologi, le eh, patologie a cavallo tra la neurologia e la psichiatria. Sono, abbiamo capito che è un approccio molto fruttuoso nel trattamento e nel diagnosticare più correttamente questo tipo di pazienti. Nello specifico della patologia di Huntington io potrei sottolineare solo questo aspetto, si è accennato anche stamane, cioè che essendo una patologia che, dà come conseguenza spesso uno stress esistenziale notevole quindi un distress psicologico notevole credo sia molto importante anche riuscire poi a discriminare quello che è una sofferenza soggettiva da quella che può configurarsi anche come un disturbo psichiatrico vero e proprio meritevole di un inquadramento diagnostico più tecnico e quindi il ruolo dello psichiatra in questo può essere un contributo di speriamo di maggior qualità di cure, che è un aspetto per ora, fin tanto che terapie più promettenti eh, non arrivino al, all'uso clinico quotidiano. Dico, chiudo solo dicendo, poi abbiamo un gruppo di specializzanti di neurologia che, ringrazio di essere venuti oggi, che si stanno specializzando nel loro percorso formativo neurologico su queste malattie, oltre che la neurologia generale, giustamente, quindi hanno dedicato il loro tempo extra al di fuori dei vari turni ospedalieri eh, per stare con noi in ambulatorio e quindi saranno quelli che, eh, insieme agli specializzanti di psicologia generale, di neuropsicologia, delle scuole di specializzazione, che fra 3, 4, 5 anni saranno loro a prendersi cura, possibilmente, a diffondere un po' questo messaggio sul territorio perché questo. È il nostro compito sia come docenti universitari che come, nel caso nostro specifico, medici che eh, in qualche modo eh, possono intervenire direttamente con i trattamenti nuovi farmacologici sperimentali. Chi è interessato a collaborare dei familiari all'associazione, la nostra idea eh, è di, abbiamo già esplorato la possibilità di utilizzare la stessa struttura comunale che utilizzano l'associazione Parkinson che è in via Gradenigo e quindi magari so che si sono registrati, io non so bene come funziona poi la, avere la possibilità di fare una sede dell'associazione, poi ne parleremo, però entro sì, fine sì, giugno sì, sì. pensavo di avere un pomeriggio magari in cui ci vediamo lì fuori, quindi da un, in, un terreno, in campo neutro, proprio per vedere chi è disponibile, contarci eh, chi siamo e vedere appunto dal punto di vista associazionistico come possiamo creare una sede anche qua a Padova. Come hanno fatto i parkinsoniani cinque anni fa, sei anni fa, quando sono arrivato, che oggi si vedono regolarmente, nello stesso modo, visto che le problematiche anche cliniche non sono poi così differenti, poter in qualche modo dare continuità a questo incontro, stabilendo poi un percorso che possa andare dal counseling dei familiari al supporto psicologico, alla valutazione dello psicologico, alla valutazione medica e che coinvolga sia i Medici, i docenti universitari che eh, gli specializzanti di neurologia e di neuropsicologia e psicologia clinica. Grazie. Io volevo solo dire che con noi oggi c'è Dominga Paridi, psicologa dell'associazione. Dominga. Sì, ha 20 ehm... anni, se non di più, di esperienza sul campo della malattia di Huntington. E sì, abbiamo ora... già condiviso, infatti, il nostro obiettivo sarebbe recepire alcune delle indicazioni che ci avete cortesemente inviato in una riunione che faremo, appunto. Diciamo, in campo, è una preziosa eh, risorsa per Dominga, poter poi dopo sviluppare eh, sulla eh, una sede dell'associazione che è qua e avere quindi poi degli incontri formativi che coprano le varie tematiche che riguardano la malattia. So che ci sono delle domande da parte di eh, anche familiari che sono venuti oggi del Veneto. Eh... Ha detto che fa circa 40 test al mese. No, l'anno. Al, sì, all'anno, sì, sì, scusa. Eh, la percentuale, mi scusi, eh, lo so che è un dato. No, no, ci dia un dato confortante. Il problema della percentuale di, eh, di positivi dipende molto dal medico che ce li invia. E questo, è una, e questo è una per cui io so che se mi arrivano dalla miriam o da angelo se non trovo qualcosa lo, lo guardiamo quattro volte mentre ci sono colleghi che sono un po' meno raffinati nella sintomatologia che lo considerano tra le varie ipotesi ci, fan, ci mandano anche beh facciamo anche questo e quindi in questi troviamo mai niente per cui il test è molto sicuro, ma il problema è che dipende se il paziente ha una patologia o meno, capisci? Il problema è che il test, cioè se uno non ha la malattia di Huntington, ma una cosa simile, il test non trova niente. Cioè esistono delle patologie Bordè? Cioè Esistono delle patologie che, sono, sì, che possono essere simili. Sì, sì, ce ne sono tante, le, le SCA, ma insomma non solo, ma ce ne sono tutta una serie... Cioè stella... la Coria non è esclusiva dell'Antinton, il Sint, non Coria, la Lancia... Cioè la, la, la di tipo 2 che è molto più rara, ma... Per cui, per cui ci vengono inviati pazienti che non sono Huntington in realtà per fare il test dell'Huntington. Per, per cui io, il, il, il mio rapporto per pazienti positivi in realtà dipende molto da chi ce li manda, loro... Praticamente tutti quelli che ci rimandano troviamo qualcosa, altri centri sono un po' meno bravi. Cioè, il problema però qui è che non è, per ogni persona positiva dietro c'è una famiglia. Sì, Pos al di là potenzialmente delle... e Il problema è che fino ad oggi diciamo, eh, testare il resto della famiglia era un argomento abbastanza controverso perché, ovviamente, non avendo una terapia che potesse in qualche modo dare l'aspettativa di modificarne il decorso. Il trial che avete visto si fa in persone sintomatiche. L'obiettivo ovviamente è farlo dopo negli asintomatici portatori della mutazione, per evitare che la malattia diventi clinicamente visibile. Per fare arrivare a questo punto, e eh, ci vorranno forse tre anni, quello che sono tre o quattro anni, il tempo che ci vuole per fare lo studio randomizzato, tutto il resto, arruolare i pazienti, bisogna che noi oggi cominciamo a raccogliere le famiglie i familiari giovani, i giovani di 20-25 anni che oggi sono riluttanti nel fare il test perché dicono perché devo mettere in gioco la mia vita, le mie scelte di vita se poi non ho, mi offrite nessuna possibilità di trattamento. Io credo invece che da oggi in poi questo è stato il collo di bottiglia perché noi facciamo il test quando vediamo la Corea oggi, nel 95% dei casi. Pochi, e abbiamo, io ho avuto un sacco di chiacchierate con i familiari, hanno deciso di farsi il test a 20-25 anni, tranne qualche donna che voleva avere dei figli e quindi a quel punto era motivata dal fatto di voler sapere prima di sposarsi e prima di avere, fare una famiglia se c'era questo. Quindi quello è il problema. Quindi un test positivo significa potenzialmente tra le 10-20 persone dietro che potrebbero essere positive ma non ci sono testate. Beh, lo sa benissimo, è sempre così. Scusate. Buongiorno, io sono una mamma e una figliola. Io non ho il coraggio di dirgli vieni a fare il test, io chiedo supporto a una psicologa a questo punto. Sì, questo è l'obiettivo. Cioè, l'obiettivo è vederci e insieme uh, a degli psicologi, ripeto, che non sono solo studenti, non sono studenti, sono studenti ma sono già psicologi certificati all'ordine degli psicologi o medici certificati all'ordine dei medici che si stanno specializzando. Quindi hanno già superato la fase di formazione. Eh, che li porta a essere certificati per fare la professione, affrontare questi argomenti e che non so, non si possono affrontare in questa sala, ma no, in piccoli no, gruppi. Ma certo, ma volevo dire io che sono coinvolta, ho difficoltà io a esprimermi, sono bloccata. certo questo è l'obiettivo: ho... cercare sì, di mi sento sola, capisce? Esatto. Quindi, non ho il coraggio come mamma. Quanti di... anni ha suo figlio? Ha 30 anni. Eh, no, allora non è, più, non è un minorenne. che... Allora no, non è non minorenne, faremo. però la difficoltà ce l'ho lo stesso. Però il, credo che allora esiste tutto un percorso di consulenza pre-test, cioè noi non facciamo mai il test se non è stata fatta una consulenza prima di fare il test, in cui vengono discussi gli aspetti genetici, ma anche tutto già cioè tutto poi dal discorso. Eh, eh, neurologico certo. e psicologico. Quindi... Mio marito ha fatto il test presso lei, è stato lei a dare il risultato okay. e quindi conosco, conosco brevemente, pochissimo il percorso. Però io, anche se sono stata richiamata per, proprio per mia figlia, per capire, non riesco. Ascolta, posso, posso darle un suggerimento, signora, ma poi se vuole ne parliamo. L'importante non, non è lei che deve dire a suo figlio se fare o non fare il test, lei deve semplicemente essere sicura che sua figlia ha l'informazione che se vuole può rivolgersi a qualcuno con cui parlarne. Allora io penso, scusate se... Cioè, parlo. questa è la cosa importante, che sua figlia sappia che se vuole c'è qualcuno mm -hmm. che, con cui può parlare di questa cosa e qualcuno che darà delle informazioni. Certo. Poi la scelta è assolutamente di sua figlia. Io credo che mia figlia, di nascosto, guardi, Ma cioè, certo no, noi ce l'abbiamo eh. davanti, lei ha il papà davanti, eh. no, se ne parla, quindi per non ferirsi. Mamma e figlia, mamma e papà, cioè voglio dire figlia e papà. Magari non si ha il coraggio di, sì, di dire: Mamma ha due faccio. Di uno per lei per poter gestire questa situazione. In cui sa che la figlia sicuramente si sta interessando, ma non ha il coraggio, però, e quindi un confronto magari della mamma per spiegarle. La sì, potenziale, ma... però è sua figlia che deve decidere, sì. signore. Questo certo, può. sì, sì, ma Comunque, naturalmente da... io la aiuterò e, a e decidere. Sapere, e sapere che ci sono de, 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 degli specialisti, prima ancora di arrivare al test, prima ancora di, prima prima di test. arrivare al percorso pre-test, ci sono ancora prima degli specialisti con cui parlarne. Questa è la cosa importante. D'accordo, grazie. Quindi ci sono tanti, tanti step come... prima di arrivare alla decisione finale. Io volevo solo dire Daniela, che questo, sca, questo sto tavolo, che ha tutte queste competenze messe insieme, ha proprio l'obiettivo di rispondere a questa sua richiesta. E poi, spesso, eh, parlare di, di questa cosa, come spesso si, si indica, dentro la famiglia è molto più complesso e problematico che non parlarne al di fuori. Perché eh, ci sono dei rapporti interpersonali completamente diversi. Quindi, avere a che fare con qualcuno di competente che non conosce il contesto di relazioni interpersonali è molto importante, perché non c'è questo aspetto di fondo. E quindi, uno si sente anche magari più libero di esprimere dei dubbi, delle paure, delle incertezze. Quindi, è questo che è importante, come diceva la professoressa Cagnin, sapere: sapere che c'è qualcuno di competente che è pronto ad accogliere il mio dubbio, la mia incertezza o il mio desiderio di fare il test. Grazie mille. Forse c'era la signora qui in mezzo, eh, forse era diciamo. prima, vabbè, è uguale, è uguale. Dai. Allora, scusate, buonasera. Io se non ho capito male, voi, eh, oltre al supporto medico, di cui tra l'altro noi io e mio marito abbiamo usufruito e usufruiamo. E volevo capire se c'è anche un supporto psicologico. Mi sembra che. Partirete con un'iniziativa un po' diversa rispetto diciamo a quello sì, che è stato diciamo fatto. Io sono vent'anni che mi sviluppo percorsi psicologici per le malattie neurodegenerative e tra il Parkinson. e Il Parkinson l'abbiamo avuto dove ci siamo concentrati prevalentemente all'inizio solo per una questione di numeri, perché la richiesta dal territorio era molto maggiore e lo facciamo già. L'idea è di applicare, grazie anche ai consigli che ci verranno dagli amici di Milano, un, per lo stesso tipo di percorso di supporto psicologico che va dalla valutazione cognitiva che noi facciamo già, sì, agli esatto. eh, esami strumentali, quindi risonanza, macchine avanzate che possiamo fare a Padova dove abbiamo delle macchine molto avanzate, al poi, counseling e alla presa in carico del, dei familiari e anche dei giovani che sono in quella fase di incertezza e che preferiscono, come diceva giustamente Anna Chiara prima, confrontarsi magari al di fuori della famiglia eh, con qualcuno piuttosto, per questo dobbiamo avere più attori, abbiamo lo psichiatra nel caso in cui ci sia un problema che serio che meriti l'intervento psichiatrico, abbiamo gli psicologi, abbiamo neuropsicologi e abbiamo neurologi e genetisti che si mettono insieme cercando di, off di offrire un pacchetto che stiamo già offrendo in altre patologie, stiamo cercando di estenderlo, se apriamo un'associazione qua anche sì, era a altri... Scusi, era questo che volevo capire perché so che l'avete già... Però, eh... Allora il motivo è semplicemente che nella vita, cioè noi ci occupiamo di un sacco di... la malattia di disordine eh. a movimento, di disturbi cognitivi sono estremamente vasti, è chiaro che fino a poco tempo fa la, la professoressa Cagnera era da sola, eh, poi sono arrivato io qualche anno fa, poi adesso abbiamo reclutato eh, la dottoressa Carecchio, cioè la, 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 la demenze di Alzheimer, le taupatie, il parco sono malattie che numericamente non è una scelta. Io ho iniziato la mia carriera, dicevo prima, studiando l'Huntington, era la mia tesi di dottorato, quindi, eh, quindi fondamentalmente sono rimasto sempre legato dopo, anche dopo vent'anni alla corea di Huntington, però è chiaro che eh, il fatto di averlo già implementato in altre malattie con problematiche abbastanza simili ci consente di implementarlo rapidamente anche nella corea di Huntington, se c'è qualche familiare che si fa carico, come è successo per le altre malattie, anche un po' dell'impegno di mandare avanti l'associazione, perché il problema non è il servizio ospedaliero, è okay. anche quello che si fa sul territorio. Lì purtroppo noi abbiamo tutti attività di docenza, attività assistenziale e eh, facciamo ricerca, quindi è difficile per noi dedicare tante ore. Ci vuole qualcuno che Beh, si faccia... Viene... Da aggiungere ancora una volta quello che ho cercato di dire prima, la, la, la presenza di eh, più figure che si occupino di più aspetti, quelli cognitivi, quelli emozionali, quelli da stress, quelli tutto ciò che a, accompagna questo disturbo. Finora questa, eh, tutto ciò veniva fatto sulla base volontaristica di medici in prima linea che per primi vedevano questi pazienti. Il salto di qualità che può essere fatto è capire che non basta solo sapere un po' del, del, di, di questi aspetti psicologici che magari anche ci sono, ma che ci vogliono anche delle competenze specializzate che offrano dei progetti e degli interventi specializzati. Per questa ragione credo che questo gruppo sia un'innovazione rispetto al passato. Dove queste competenze erano invece un po' mescolate tra le competenze dei, dei, insomma, degli altri attori della, de, che entravano in gioco in prima linea. Quindi possiamo dire che questo è un momento di inizio: con l'apertura degli Huntington Days c'è anche un inizio di, di lavoro più presente, più vicino ai malati del territorio, grazie alle competenze che, che qui ci sono, altissime, l'associazione c'è ed è un punto di riferimento per chiunque abbia delle domande o dei dubbi e sicuramente faremo di tutto per riuscire ad attivare al meglio con, eh, con il gruppo eh, degli esperti, il gruppo multidisciplinare del, dell'Università di Padova, un, uh, un servizio che sia di supporto e, e, e di qualità. Abbiamo tanto da fare, abbiamo solo... Ecco, metterci in rete, coordinarci e, e noi essere da ponte tra le competenze e, e il bisogno, ecco questo è il... E le famiglie, questo è l'obiettivo che ci poniamo. Siamo in ritardo... Io sulle devo nostre... fare una domanda... C'è una domanda? L'ultima domanda, ah. ah. mezz'ora che l'aspetto. Allora sì, prego, no, prego... Quello che, volevo, quello che volevo dire è che penso che questa rete di eh, supporto, questa sponsorizzazione... Uh, di cui parlo da vent'anni, mi premetto: non sono un familiare di ma sono un genetista, unico nel Triveneto fino a pochissimo eh, so, tempo prima fa. Che io lavoravo, prima che faccio? Uh, sono più di vent'anni che faccio diagnosi di Huntington ad Udine, quindi esiste una realtà di neurogenetica anche nell'ospedale, eh, nell'azienda sanitaria di Udine. E quello che chiedo all'associazione. All e di espandere e magari battere anche con altre realtà ospedaliere perché non è il caso di centralizzare no, no, ma no, di capillarizzare no, no. perché ho visto situazioni e le ho non quotidianamente ma mensilmente sì sull'Huntington molto uh, particolari come tutti voi conoscete che hanno necessità urgente di un supporto sul territorio no? Io, mi affianco a degli certo. psicologi, ma sono io, un neurogenetista, che se lo va a cercare è lemosinandolo è dalla UDM. Certo, che chi abita utile okay. venga qua, è eh, ovvio appunto. che diciamo, noi, il fatto che non ci sia Scherroscio, non abbia considerato nessun Però, centro ecco, nel Triveneto possiamo... per la ricerca di far capire che eh, effettivamente qua eh. c'è una carenza su una popolazione di quasi 9 milioni di abitanti, quindi... Eh, questo Appunto è un problema, dire, vuol dire possiamo... che c'è un problema se non veniamo neanche considerati per uno studio nell'Huntington. Quindi, eh. questo fatto lo possiamo superare solo se apriamo. Non è solo Padova, ma deve esserci anche eh. utile, esserci anche Trento, me... Bolzano. Esatto. Certo. Metterci in rete, mi attiverò per questo, perché ci sia un servizio migliore sul posto. E questa è la coda, perché la domanda mia iniziale era un'altra: quando inizierà il trial? di fase 3 cioè verranno uh, selezionati degli, dei centri degli ospedali sono stati già selezionati anche se solo se... non lo possono dire questi centri ah. però noi non ce li abbiamo neanche uno lo sto dicendo questo è il problema per cui eh. diciamo noi quello che ho fatto io perché sono no, in questo, questo settore anche per informare ho neurologi contattato da, i colleghi di Bologna aspetta, con cui ho una collaborazione me. perché è il posto più vicino eh. e è il posto dove è accessi, più accessibile e con i quali ho già altre collaborazioni su altre malattie, al contrario, okay. per cui... Assolutamente, Quindi i nostri pazienti dovranno andare. In questo andare momento così, devono per cioè... forza... è quello che ho cercato, diciamo, non con la dottoressa che è abbastanza giovane, però diciamo, con i loro responsabili, sì. di discutere, però è evidente che, diciamo, noi prima, e domani verrà una persona di Roche a vedere qua da noi, da me, per il discorso Parkinson. È chiaro che loro hanno una serie di trattamenti eh, mm. con anticorpi monoclonali, con questi gene silencing, che richiedono, diciamo, un'infrastruttura. Noi dobbiamo fare delle scelte, purtroppo, diciamo. Noi, abbiamo, noi siamo un centro che fa sperimentazione nell'Alzheimer sì. e nel Parkinson, anche avanzata, nelle taupatie. Nell'Huntington, cioè, mi servono più persone, cioè, le, le risorse umane... Certo, certo, Quindi noi se ci organizziamo, secondo me, in una seconda fase del trial, ci sono anche altri trial, mm. sicuramente... Diciamo che la neurologia di Udine non è tanto responsiva, questo è stato il problema. No, è Gire. che stanno già facendo iniezioni tracali per la terapia degli SMA. Della SMA, anche noi le adulti, facciamo, ma questo non è un criterio. Adulti a Udine e bambini a sì, Udine. Sì, no, ma anche noi a Padova le facciamo. Possiamo certo. chiudere, scusate, possiamo discutere Demaniamo. di questo dopo, ne parliamo dopo. Ecco, prima di, di salutarci, volevo prima di tutto vi ringrazio per questa presentazione. E vi volevo invitare a fermarvi qui fuori perché il tempo sembra buono, non piove. Per cui riusciamo a fare il flash mob del Gene Huntington, lo faremo proprio qui fuori in giardino. Chi è interessato a partecipare, ci sono delle magliette che distribuiamo e vi regaleremo. Quindi vi aspettiamo esattamente qui fuori dalla sala. Vi ringrazio immensamente per la giornata. È stato un piacere per noi essere qui oggi e condividere tutto quello che possiamo dare per l'Huntington e vi vogliamo bene. Ecco, alle famiglie vi vogliamo bene.